È sempre strano sentire la propria voce. Non so se vi è capitato, ma è veramente bizzarro. Uno ha una voce profondamente diversa. Almeno sente una voce diversa rispetto a quella che poi comunica all'esterno. Siamo in diretta sul nostro canale istituzionale e anche su YouTube. Basta cercare gli NFN Condivide, è interessante. E me lo andrò poi a vedere, sono curioso ovviamente di come è andata questa giornata. Terza cosa che voglio ricordarvi prima di cominciare proprio l'intervento, diciamo di inaugurale, un po' pomposamente, il primo intervento, è quello di ricordare di silenziare i cellulari, così mi è stato detto, mi raccomando, vibrazione, o anche addirittura mettetelo proprio in silenzioso. Detto ciò, oggi voglio raccontarvi brevissimamente il programma, un programma abbastanza corposo che si articola tra oggi e domani. Oggi giornata intera, domani invece avremo mezza giornata, quindi fino alle ore 13 più o meno 12:45, perché credo che poi ci sia un pullman, vado a memoria, torno alle 13:15 che lascerà la biotola e l'hotel Ermitage per riportare appunto i colleghi nelle destinazioni di origine. Come vedete è un programma piuttosto impegnativo, avremo oltre il mio intervento, avremo l'intervento del dottor Marco Grassi, che ringrazio Marco, colui che anche ci ha aiutato a un ruolo importantissimo, lui e la sua struttura nella gestione dell'organizzazione. Avremo i saluti istituzionali del professor Zoccoli, il presidente si collegherà. E ci sarà l'intervento del professor Pallavicini, vicepresidente dell'INFN. Avremo poi un intervento del professor Recinto, che è il capo di gabinetto del MUR, il MUR è il nostro ministero vigilante. Ci sarà poi un intervento del dottor Diego Bettoni. Diego è stato vicepresidente dell'INFN ed è membro della giunta esecutiva e anche il presidente della CNF. Poi avremo domande e risposte, avremo un piccolo dibattito, ovviamente siamo aperti alle vostre richieste di chiarimenti, dubbi, curiosità, insomma ci sarà una parte un po' più interattiva. Ci sarà una pausa pranzo, ovviamente c'è anche un coffee break nel mezzo, e poi nel pomeriggio ci sarà un talk sui 70 anni dell'INFN dal punto di vista amministrativo, e poi questa è la cifra del nostro incontro. Siamo tutti amministrativi, più o meno al netto dei colleghi che sono qui alla mia sinistra, che invece sono ovviamente dei ricercatori e che però oggi hanno tutti un ruolo manageriale. Quindi quando io scherzo lo sanno, vi dico adesso siete dei manager, io vedo negli loro occhi il terrore. Dico questo. No! No, non è vero. È un lavoro diverso, ma assolutamente perché si accoppia perfettamente, si abbina perfettamente col lavoro di ricerca, il lavoro che i nostri colleghi ricercatori, tecnologi e tecnici svolgono all'interno della comunità dell'INFN. Ci sarà quindi, dicevo, un talk sugli anni 70, sarà moderato da Roberto Pellegrini, vice direttore generale, interverranno appunto due ex direttori generali che ringrazio, che sono Ugo Braico e Luigi Giunti, grazie per aver accettato, ci racconteranno un po' quelle che sono, diciamo, la direzione generale, no? L'amministrazione centrale, le attività di quella che era l'amministrazione degli NFN qualche anno fa. E poi avremo appunto degli interventi e un break. Domani invece avremo delle tavole rotonde, quindi oggi un po' più, diciamo, di saluti, di un po' più una chiacchierata. Domani ci saranno invece delle tavole rotonde su delle tematiche che specifiche. Lo sapete perché ognuno di voi si è iscritto ad una tavola, quindi gli argomenti sono vari: PNRR, il diritto ad accesso alla tutela del know-how, l'attuazione del PNRR e gli accordi ex articolo 15 della legge 241. Insomma, abbiamo tanti tanti argomenti e questo poi sarà la giornata di domani. La chiuderemo con l'ultima ora, più o meno dalle 11:30 alle 12:45, con un saluto complessivo dei direttori dell'amministrazione centrale. Domani io e il dottor Pellegrini non saremo sul palco, saremo dall'altra parte. E ci saranno invece i direttori che racconteranno un po', faranno un po' una chiusura e sintetizzeranno un po' questo evento. Io, diciamo, la parte iniziale l'ho espletata, quello che invece volevo raccontarvi, insomma, ho provato a prendere qualche appunto. Non è facile perché riuscire a
inquadrare una giornata così non è semplicissimo. Due aspetti ho messo in evidenza. Intanto è un momento, diciamo, per me importante per due motivi, uno di ordine più generale e uno più di ordine, diciamo, particolare. L'ordine generale, appunto, come dicevo, è un po' un ritornare alla normalità, credo che ne abbiamo veramente tutti bisogno. E per giunto in un bel posto, in un bel luogo, ci riguardiamo in faccia, abbiamo ricominciato a pranzare, a cenare insieme, a condividere degli spazi, cosa che prima non potevamo fare. E non è poco. Qualcuno diceva che l'uomo è un animale sociale, io ne sono fermamente convinto. E al lavoro è fondamentale la relazione e i rapporti sociali. Quindi questi due anni di pandemia ci hanno un po' portato a frantumare queste relazioni per motivi ovviamente sanitari, quindi era doveroso, dovevamo agire in questo modo. Adesso che possiamo ricominciare a stare insieme, anche in un bel posto, devo dire che aiuta sempre, no? La bellezza aiuta comunque a star bene e secondo me motiva anche. Sono contento di poterlo fare, quindi è un piacere di condividere questo momento tutti insieme. Poi il secondo motivo è che siamo in realtà una comunità, siamo una comunità professionale e o di pratica secondo alcune definizioni, cioè noi siamo oggi tutti amministrativi. Oggi questa è la riunione, l'INFN condivide è dedicata a noi che svolgiamo un'attività gestionale. L'INFN voi me lo insegnate, io sono uno degli ultimi arrivati, insomma neanche due anni che sono qui, che condivido appunto il lavoro insieme ad ognuno di voi. Ci sono due grandi gruppi, no? La parte dei ricercatori, dei tecnologi, la parte scientifica e la parte amministrativa. La prima cosa che ho sempre detto, non mi piace ragionare in termini di due aspetti. L'INFN è attività, certamente di ricerca, è la nostra mission, lo dico sempre, è ovvio, è scritto nello statuto, ma è questo l'obiettivo dell'INFN, fare ricerca di altissimo livello nel campo della fisica, declinata nelle varie cinque, teorica, nucleare, subnucleare, eccetera, eccetera, ma poi anche a tanta attività amministrativa, perché siamo un ente pubblico. E quindi il ruolo degli amministrativi è un ruolo importante, fondamentale, essenziale. L'esempio che ogni tanto faccio, qualche mese fa, che ormai sei mesi fa, venne lanciato il Perseverance su Marte, credo potrei dire una sciocchezza. Voi sapete che all'interno di quel robottino, scusate se i termini che utilizzo sono profondamente errati dal punto di vista scientifico, c'erano dei sensori che sono stati prodotti all'interno del Laboratorio Nazionale di Frascati, quindi all'INFN. Io mi sono sentito orgoglioso come se li avessi costruiti io. Dice, ma tu Nando che c'entri? Tu non sapevi neanche che ci fosse, l'hai scoperto casualmente. Ne sono stato orgoglioso perché? Perché ho pensato, facendo un discorso aritroso, ho detto se i colleghi di Frascati, quindi tecnologi, ricercatori, hanno costruito questi sensori sono stati appunto costruiti con dei materiali, questi materiali sono stati acquistati. E dietro quindi c'è un procedimento amministrativo di acquisto di questi materiali. Questi ricercatori sono stati assunti, questi tecnologi sono stati assunti, e dietro c'è un procedimento di assunzione, che è un procedimento amministrativo. Allora ecco lì che in parte, e anche non poco, siamo riusciti come comunità professionale a far sì, quindi a fare il nostro lavoro, vuol dire che noi l'abbiamo fatto bene, i ricercatori hanno fatto benissimo il loro lavoro, i tecnologi meravigliosamente, ma anche noi abbiamo contribuito col nostro lavoro quotidiano, chiaramente meno visibile, perché nessuno andrà a chiedere chi si è occupato della procedura di acquisto del tungsteno che è servito per costruire il... Nessuno lo chiederà mai, dietro c'è solamente un amministrativo che se ne è occupato. Quindi questo mi fa piacere per dire quanto siamo molto più interconnessi di quanto possa sembrare. No? Dice, come dicevo, io quando sono arrivato all'INFN dico, mamma mia, ma cosa c'è di più diverso da me rispetto ad un ricercatore in fisica? In realtà siamo assolutamente complementari e questa è la forza in generale poi dell'INFN in particolare. E l'INFN è andato oltre, ha creato veramente un senso di una comunità professionale come siamo noi, che però a differenza dei ricercatori ha un problema. Noi non abbiamo i luoghi di aggregazione, ecco perché oggi siamo qui. E anche qui faccio un esempio, in questi ormai 20 mesi che giro per le stanze dell'INFN ho capito che ci sono dei luoghi iconici,
il Gran Sasso, il CERN, Fermilab, esperimenti come Babar, che sono momenti in cui ricercatori, tecnologi hanno vissuto per anni insieme, mesi, giorno, notte, si sono impegnati, non hanno dormito, hanno lavorato strenuamente e hanno poi raggiunto gli obiettivi. E questo ha fatto sì che loro riuscissero a creare quel senso forte, quello spirito di corpo, quello spirito di comunione che noi come amministratori abbiamo un po' più di difficoltà, no? Ognuno siamo ognuno più o meno nelle proprie stanze, facciamo ogni tanto qualche gruppo di lavoro, 3-4 persone per poche settimane, 4-5 riunioni. E allora ecco che è necessario trovare dei momenti di aggregazione, anche un po' in qualche modo da tramandare ai nostri colleghi più giovani, no? Perché poi adesso vedo ci sono tanti ragazzi giovani, questa cosa mi fa piacere, ne parlavamo con Giunti, con Luigi e con Ugo, dice ci sono tanti ragazzi giovani, siamo in una fase di cambiamento ovviamente, e allora dobbiamo riuscire a trasformare anche un po' quello che è quindi a trasmettere il senso della comunità di pratica che è quella proprio di noi amministrativi. Questo è un po' il senso, diciamo, la seconda parte del perché secondo me siamo qui oggi. Chiaramente non è soltanto stiamo insieme, ci vediamo e poi ognuno torna nelle proprie strutture. È un modo per creare un network, un modo per creare delle relazioni. Io nella mia vita professionale ciò che mi è rimasto, ho cambiato tanti lavori, lo sapete, ciò che mi sono rimaste sono le relazioni, che mi consentono oggi con facilità di poter parlare con le persone, di poter condividere dei progetti e anche di poterli portare a casa. Se non avessi avuto quelle relazioni, ripeto, e l'aver lavorato insieme in questo senso, network, il termine americano, diciamo inglese più neutro, non vorrei che fosse fraintese il concetto di relazione, ma sono un network di rapporti nati in ambito lavorativo che poi si sono anche evoluti. Ora, pensato come, insomma, questi un po' sono i due motivi che mi rendono particolarmente felice che abbiamo organizzato questo incontro. Come impostare un discorso che abbia un senso compiuto? Sono partito da alcune indicazioni di persone ben più importanti di me che hanno già fatto dei ragionamenti. Pensavo, tutti più o meno conoscete il discorso di Steve Jobs, o ne avete sentito parlare del 95, quando fatto il discorso, insomma, in America, sapete, ci sono le lauree a fine anno, a giugno, sì, ci sono, vengono date le lauree, c'è sempre qualcuno importante, soprattutto nelle grandi università, e che fa un discorso. Steve Jobs fece un discorso nel 95 molto interessante. Io ho preso alcune piccole cose, ovviamente, situazione profondamente diversa, è una cultura completamente diversa, quella americana rispetto alla nostra. Però lui dice, vi porto tre storie della mia vita, io di queste tre storie due le volevo trasmettere. Lui dice, la prima storia è sull'unire i puntini. Dice, io sono andato al college, in realtà poi non l'ho cominciato, ma dopo poco l'ho lasciato perché ho visto che i miei spendevano tanti soldi. Lui è stato dato in affidamento quando era piccolo, era figlio appunto di una giovane studentessa che decise di darlo in affidamento, e aveva posto come condizione che facesse il college. I genitori adottivi poi in realtà non, con grande fatica sono riusciti a mandarlo, ma lui il college non se lo sentiva evidentemente. Dice, allora io ho cominciato a frequentare i corsi così, a frequentare dei corsi che mi interessavano. Dice, uno dei corsi che io ho seguito è quello della calligrafia. Cioè questo, ho seguito dei corsi e dice, ma se io non avessi mai lasciato il college, in realtà quello è stato un momento di svolta della mia vita. Perché? Perché seguendo questo corso io poi ho riportato quella capacità di scrivere. È andato in un college in cui la calligrafia era una materia molto importante. Per noi italiani è un po' strana come ragionamento. Dice, io però quello l'ho riportato poi quando ho fatto il mio primo Mac, no? Ho prodotto il mio primo Mac. Dice, ho imparato a scrivere serif e sans serif, sono due tipi di caratteri, e questo poi l'ho riversato all'interno del Mac. Dice, quindi se non avessi mollato il college non avrei mai acquisito, appunto non sarei mai andato a quel corso di calligrafia, e oggi i font che noi conosciamo, sia Mac che ovviamente Windows, non Office, non avrebbero quel sistema. Quindi dice, ecco che era impossibile quando frequentavo il college unire i puntini li unisci sempre dopo. Cioè, questo che vuol dire? Che queste cose le puoi capire dopo? Sì, alcune cose si capiscono dopo, cioè mentre si fanno non ce ne rendiamo conto. Cioè, però credete in quello che fate, poi troverete dopo il senso di quello che state facendo.
E questo è un insegnamento che devo dire ho ritrovato nella mia vita. Ho fatto alcune cose che nel mentre non capivo e devo dire mi hanno anche fatto molto arrabbiare. Un'esperienza mia personale che mi aveva fatto molto arrabbiare, in realtà da quell'esperienza per me c'è stata una svolta lavorativa molto importante. L'ho capito dopo e quindi ho unito, i puntini si uniscono dopo, quindi quando lavorate, quando vi impegnate, state facendo qualcosa, l'importante è che crediate in quello che facciate ovviamente. Lo capirete dopo, la passione è un elemento fondamentale, fate qualche cosa, credeteci. Non sempre lì per lì si capisce il perché. Questo è un insegnamento che devo dire, io nella mia vita personale lo posso testimoniare, a me è capitato. Dice, la seconda storia è quella della perdita, e lui parla anche dell'amore, parla della moglie, diciamo in questo senso del suo rapporto con la moglie, interessante, ma non mi interessava porre l'aspetto, insomma, l'attenzione su questo, cioè la perdita. Dice, io a 20 anni avevo inventato insieme a Watson nel famoso garage il Mac, a 30 anni mi sono trovato licenziato. Ce l'ho vissuto malissimo perché ovviamente si era ingrandita in 10 anni la Macintosh, avevano preso un manager e il manager la pensava diversamente rispetto ai due fondatori. In America funziona così, è stato licenziato, ha avuto la visione del manager, ha avuto preso il sopravvento rispetto alla visione dei fondatori. E a quel punto lui si è trovato licenziato. Dice, wow, pensavo che fosse, è stato per me uno smacco enorme, pensavo che fosse la mia vita finita. In realtà da lì è cominciata una mia seconda vita. Dice, io a quel punto ho capito che dovevo fare qualcos'altro e sono entrato e ho inventato la Pixar. Tutti conoscete Toy Story, vado a memoria, insomma. E poi ho inventato anche, ho fondato un'azienda che si chiama Next, che qualche anno dopo è stata acquistata da Apple. Quindi è ritornato in Apple per un'altra via e poi, come sapete, è diventato di nuovo il CEO di Apple, fino a poi purtroppo è morto. Questo che cosa ci insegna questo secondo punto? E cioè che bisogna credere in ciò che si fa e che noi, insomma, anche quando un evento negativo ci colpisce, in realtà dobbiamo essere in grado di trasformarlo in un'opportunità. Trasformare l'opportunità, questo vale a qualunque livello, penso anche al cambio di lavoro, no? Io per 10 anni ho sempre fatto la stessa cosa, all'improvviso arriva quel cattivo di Minnelli e dice che ne devo fare un'altra, ma io stavo tanto bene, stavo nella mia comfort zone. Vedetela come un'opportunità, io ripeto, cambio lavoro ogni 3-4 anni, anche di meno, quindi ogni volta devo cambiare, ricominciare tutto da capo. Ho delle basi, ho delle idee, ma in realtà cambio completamente gli ambiti, ne ho cambiati talmente tanti, dalla consulenza all'immobiliare di Stato, ai fondi immobiliari, passando poi per i gabinetti dei ministri, oggi in un ente di ricerca. Un percorso più bislacco e bizzarro, francamente, ho difficoltà a pensarlo. Credete, non guardate sempre subito l'aspetto negativo del cambiamento, il cambiamento è fondamentale, io vi auguro sempre di cambiare. Cambiare non vuol dire necessariamente ovviamente lasciare gli NFN, sia chiaro, vuol dire accettare anche il cambiamento all'interno del proprio ambito lavorativo. Quindi accettate la sfida, accettate il cambiamento, perché da quella può nascere qualche cosa di molto interessante. Mi sembrano due insegnamenti che personalmente ve li trasmetto perché li ho applicati alla mia vita, cioè si sono in maniera veramente incredibile, sono adatti a quello che è stato il mio percorso di carriera, un po' alla mia vita in generale, no? Perché poi chi come noi facciamo un lavoro comunque piuttosto impegnativo, la vita personale e la vita lavorativa sono profondamente fusi. Questi sono i due ragionamenti che volevo condividere con voi. In realtà noi oggi tutti insieme formiamo quella che viene detta una comunità di pratica, no? Sì, ho quasi finito, finisco subito il mio intervento, poi volevo lasciarvi con un video, di anche questo molto famoso, è il discorso motivazionale che viene in tutti i workshop, che viene sulle attività motivazionali, viene proiettato, ed è il discorso in ogni maledetta domenica di Al Pacino, maggior parte di voi probabilmente l'avrà sentito. È un video ovviamente molto americano, sentirete, c'è la retorica classica americana, no? Ma sfrondato del 97% dalla retorica che
non ci appartiene come cultura, noi siamo una cultura profondamente diversa, no? Si parla di inferno, di morte, non è, insomma, poi ci sono alcuni piccoli passaggi che però sul lavoro di squadra, sul riuscire a crescere come cioè si rinasce come squadra, o lui dice moriamo, o finiamo, perdiamo come singole persone. Quindi l'importanza del lavoro di squadra, questo è il senso che io vorrei dare a questa giornata. Cioè il lavoro di squadra è l'elemento su cui chi lavora in un'organizzazione complessa deve credere fortemente. Non facciamo i liberi professionisti sempre meno poi possono lavorare da soli nella propria stanza. Dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo lavorare continuamente insieme, condividere sia dei valori tecnici, dei valori, diciamo, delle quelle che ho detto, dominio delle competenze tecniche, ma anche condividere possibilmente dei rapporti, delle relazioni. Questo è un elemento essenziale per rendere più fluida il lavoro. Io almeno ho sempre basato la mia vita lavorativa su questo, e devo dire che fino adesso tendenzialmente sono riuscito a lavorare con grande serenità. Questo non vuol dire che non ci siano momenti di criticità, attenzione, ma la criticità deve essere superata con la voglia di stare insieme, di operare tutti insieme. Noi facciamo un lavoro complesso, molto complesso, in un ambiente complesso. Quindi chi vi dice che facciamo cose semplici non è vero per niente, anche perché lavorare in un ente pubblico in Italia con le normative che ci sono, e voi lo sapete meglio di me, penso alle normative sugli acquisti, pensate al PNR adesso, che ci è arrivato come una grandissima opportunità, però con degli strumenti probabilmente normativi non perfettamente ancora adeguati. Insomma, questo vorrà dire che noi ci dovremmo inventare modalità per gestire progetti enormi, fondamentali per il nostro, per l'INFN, ma soprattutto per il Paese. Quindi vi lascio con questo video, ripeto, sfrondatelo del 97% della retorica che c'è dietro, perché non è nostra, però il concetto di squadra, il concetto di lavoro insieme, parla di centimetri, io centimetri vedrete, perché ovviamente è una squadra di football americano, parla di centimetri, no? Sapete, devono guadagnare campo per fare meta. Io quei centimetri li ho letti nel mio ambito come il fare bene. Cioè il lavorare, impegnarsi per fare il meglio possibile, quindi ognuno di noi deve trovare questi centimetri che, insieme ai centimetri che porta alla persona che sta accanto, fanno poi, no, il raggiungimento della meta tutti insieme. Ripeto, non ragioniamo mai da soli, è fondamentale lavorare e ragionare come una comunità, in questo senso di pratica, come una comunità in senso ampio. E devo dire che il bello è che l'INFN questo senso ce l'ha forte dentro. Dobbiamo però mantenerlo, dobbiamo alimentare, non dimentichiamocelo mai. E lascio il video, poi un commento solo, ripeto, leggetelo all'italiana, non con la retorica americana, perché quando ero più giovane lo vidi, mi piacque tantissimo, oggi rileggendolo c'è troppa retorica che non mi appartiene, però insomma ritengo questo un bel, per chi non l'abbia visto, un 4 minuti molto interessanti, grazie. Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Ha ragione. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Facciamolo. Io però non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso, certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezz'età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene. E da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età,
tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. È vero, ha ragione. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capite, no? Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Certo. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, vai, coach. Insomma, la retorica l'avete sentita, l'inferno, la morte, non è questo. Il concetto dei centimetri, nella mia vita l'ho sempre interpretato come lo sforzo per fare qualcosa, di raggiungere un obiettivo. Lo si raggiunge stando tutti insieme. Ognuno di noi fa un centimetro, percorre un centimetro, che si somma a quello del collega che sta accanto, che sta davanti, di dietro, di lato, e non facciamo altro che costruire il percorso che ci porta poi a quello che è l'obiettivo. Ecco, questo è un po' il senso che io ovviamente oggi a 52 anni, dopo 24 anni che lavoro, ho dato. 20 anni fa avevo un significato profondamente diverso, ma ovviamente ero più giovane, avevo anche una visione diversa della vita, perché poi l'ho provato sulla mia pelle, insomma. Questo è, da solo non sono mai riuscito a fare nulla, ma insieme a tutti i colleghi, ognuno di noi è riuscito a portare poi a casa degli obiettivi molto importanti. Quindi questo era un po' il messaggio che ci tenevo a trasmettervi. Portatevelo, custoditevelo, poi elaboratelo come meglio credete. E ovviamente un in bocca al lupo e un grazie a voi, perché poi, come diceva appunto Al Pacino, io in questo caso mi permetto, faccio il coach e dico: io, ragazzi, più che dirvi cosa pare, ma siete voi poi gli attori principali, siete voi l'INFN nelle vostre mani, questo sia chiaro. Dici passa, grazie a Dio, passa. Voi siete la spina dorsale, quindi quel centimetro è la vostra volontà di, viene insomma, la vostra volontà di raggiungere gli obiettivi. Mi permetto di dire, farla al meglio, mettendoci tutto l'impegno possibile, al netto delle difficoltà che ci sono, questo sia chiaro. Non è il mondo perfetto, ho cambiato più di 10 lavori, non l'ho trovato il lavoro perfetto. L'INFN è quello che più si avvicina ad un eccellente posto di lavoro nella mia carriera. Quindi in bocca al lupo a tutti voi, in bocca al lupo a tutti noi, in bocca al lupo all'INFN. Grazie. A questo punto passo la parola al dottor Grassi, che è appunto il direttore della sezione di Pisa. Marco, un mio sentito veramente grazie a te e a tutti i colleghi per l'ottimo lavoro che avete svolto e il supporto che avete dato. Quindi ti lascio la parola e grazie ancora. Buongiorno a tutti. Bene? Aspetta, buongiorno. Buongiorno a tutti.
È un piacere per me dire due parole qua, non voglio portar via troppo tempo, è anche un po' difficile la situazione, la mia posizione dopo queste belle parole di Nando che ha così ben introdotto questo evento e lo ha ben inquadrato in finalità veramente alte. Personalmente mi ritrovo con quanto ha detto Minnella, perché ho avuto il piacere ieri sera anche al cocktail o chiacchierando stamattina a colazione la possibilità di vedere visi e associare persone a numeri di telefono, a indirizzi mail, a cose che lasciano impersonale la relazione tra di noi, e questo è una mancanza che deve essere colmata, e mi sembra questo sia un giusto evento per da ora in avanti, spero, credo che sia programmabile anche con continuità per i prossimi anni, un evento che aiuta, come giustamente ha detto il nostro direttore generale, a fare comunità e quindi a motivare, a aiutare a lavorare più serenamente, più in modo più allegro, più gioviale e forse anche più preciso e efficiente. Credo che, spero che questo sia condiviso anche nella vostra sensazione di essere qua e che sia condiviso da tutti voi. Il luogo è chiaramente aiuta, spero che aiuti, spero che abbiate apprezzata questa location, e è un piacere condividerla, è stata una location per molti eventi di riunioni di fisica essenzialmente, ma è giusto che lo sia, e lo è già stato anche in passato e continuerà a esserlo, spero anche in futuro, un luogo dove incontrarsi anche per aspetti che non sono legati esclusivamente alla parte di ricerca. Volevo ringraziare quindi velocemente ovviamente il direttore generale e anche il direttore delle risorse umane Renato Carletti, che hanno creduto e voluto questo evento, e parte di questo evento e il successo che spero abbia è legato alla loro visione dell'importanza di fare queste cose. Volevo ringraziare la CNF che ha dato un contributo fondamentale all'organizzazione di tutto l'evento, ma soprattutto volevo ringraziare i colleghi della sezione di Pisa, il servizio di direzione, tutti il supporto tecnico sia di logistica che di organizzazione e gestione della parte informatica dell'evento, che hanno reso possibile e facile questo evento, che se ci pensate un po' bene è complicato da organizzare visto il tempo che tutti voi avete dovuto impiegare per venire qua sull'isola, e insomma non è sempre facile. Detto questo, non ho molto altro da aggiungere, spero che possiate condividere tra di voi questi momenti, così a pelle mi viene in mente che forse sarebbe anche bello avere e vedere i tavoli a pranzo non di persone appartenenti alla stessa sede, ma se possibile provate ad andare anche in tavoli di colleghi che magari non conoscete neanche personalmente, magari gli avete scambiato email, li avete sentiti telefonicamente. È un'occasione giusta per rinsaldare ed unire le conoscenze interpersonali. Quindi anche a cena o a pranzo oggi cerchiamo di non fare gruppetti dei soliti colleghi con i quali magari ci vediamo tutti i giorni presso le nostre sedi. Detto questo, non ho molto altro da aggiungere e auguro buona giornata a tutti quanti. Marco, grazie. Lascio adesso la parola per i saluti istituzionali al professor Zoccoli. Non so, è già in collegamento il presidente? Ci sono. Ciao presidente, buongiorno. Ciao a te. Racconto solo un rapidissimo aneddoto, mi ricollego a quello che ha detto Marco. Noi siamo arrivati domenica a ora di pranzo, eravamo ad un tavolino e sono passati accanto dei colleghi che si sono avvicinati ad un altro tavolo, dove c'erano altri colleghi di un'altra sezione, e ho sentito, o non ho origliato, ho sentito casualmente, una cosa mi ha
mi ha colpito molto piacevolmente. Due colleghi si sono parlati, ma tu sei, finalmente ci vediamo. Persone che si conoscevano telefonicamente, stiamo parlando di due colleghi che hanno comunque un'importante anzianità, voglio dire, non sono come me arrivati qualche giorno fa, che però non si conoscevano fisicamente, personalmente, ci si sente telefonicamente, adesso ci si vede anche in video. Questo è il senso, anche questo è il senso di questo momento, di poter dare, come diceva appunto il direttore Grassi, un volto ad un numero di telefono, un volto ad un indirizzo email. Credetemi, io l'ho provato, poi diventa tutto più facile anche lavorare. Scusami Presidente che ti ho rubato questo qualche minuto, grazie, a te la parola. Bene, grazie Nando, buongiorno a tutti. È un piacere fare i saluti e fare questo intervento. Devo dire che allo stesso tempo è un dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere lì con voi e purtroppo gli impegni istituzionali mi hanno portato lontano dall'Elba, qui è un posto in cui ho passato dei bei momenti, sia scientifici ma soprattutto conviviali, quindi spero che tutti voi possiate condividere i bei momenti da tutti e due i punti di vista, sia lavorativi che il piacere di stare con le altre persone. E questo penso sia uno dei valori fondanti dell'INFN, che di fatto è una grande istituzione di ricerca che fa ricerca di frontiera ed è riconosciuta a livello mondiale, ma è anche per certi versi una grande famiglia o una grande comunità in cui si hanno anche dei rapporti che vanno al di là del lavoro, in cui si condividono esperienze che vanno al di là del lavoro. Mi sarebbe piaciuto anche essere lì perché nella mia vita precedente in giunta supervisionavo la formazione e quindi con Carla, con Renato abbiamo condiviso tanti eventi in giro per l'Italia ed è sempre stato molto piacevole partecipare a questi eventi e condividere le nostre esperienze con tutto il personale, non solo ricercatore ma soprattutto i tecnici e gli amministrativi. Penso che tecnici amministrativi siano la spina dorsale del nostro ente. Noi facciamo ricerca di punta, siamo riconosciuti, come dicevamo prima, a livello internazionale, ma non potremmo raggiungere questa eccellenza senza il contributo da una parte dei tecnici che ci permettono sia di costruire e mantenere gli esperimenti nei laboratori stranieri e di far funzionare i nostri laboratori, che sono un unicum in Italia. Vi ricordo che rispetto agli altri enti di ricerca, l'INFN forse è l'unico che ha grandi infrastrutture come il laboratorio del Gran Sasso, Frascati, Legnaro, il Sud, i nostri centri di calcolo, EGO. Non c'è nessun altro ente di ricerca e nessun'altra università in Italia che hanno queste infrastrutture. E per far funzionare queste infrastrutture occorrono i ricercatori, ma occorrono i tecnici. Dall'altra parte c'è il contributo fondamentale di tutta l'amministrazione. L'INFN di nuovo si distingue rispetto alle amministrazioni che troviamo nelle istituzioni italiane, che tipicamente sono istituzioni localizzate. Se prendiamo a Roma ci sono i ministeri, se prendiamo le università sono università con dipartimenti ma che stanno tipicamente in una stessa città. Noi abbiamo questa sfida di avere una distribuzione su tutto il territorio nazionale e quindi dobbiamo cercare di integrare le competenze, le necessità che abbiamo nelle singole strutture con quelle che abbiamo centralmente. E quindi abbiamo questa struttura amministrativa che ci ha permesso alla fine di fare ricerca d'eccellenza e di rispettare tutte le scadenze o tutti gli obiettivi che ci siamo posti. E quindi senza il vostro contributo tutto questo non sarebbe stato possibile, dobbiamo sempre tenerlo presente, ogni tanto tendiamo a dimenticarcelo, ma bisogna poi ricordarsela questa cosa che è fondamentale. Come diceva Nando, il problema che abbiamo avuto negli ultimi due anni è stata questa pandemia che
era per certi versi, nessuno di noi si sarebbe aspettato di attraversare un periodo così complicato e così unico, penso, nella storia dell'umanità, sicuramente nella storia della società moderna. Ci siamo trovati a dover affrontare un virus, a dover affrontare una situazione molto complicata, e l'abbiamo affrontata bene, l'abbiamo superata bene. Io sono molto contento del fatto che durante questi anni in cui c'è stata la pandemia, l'INFN è sempre rimasto aperto. Questa è stata una delle linee guida che abbiamo discusso insieme alla Giunta e al Direttore Generale quando è iniziato tutto. Volevamo dare un segnale al Paese. Noi siamo l'INFN, non è che possiamo, siamo un'entità scientifica prestigiosa, non è che possiamo chiudere, aspettare e vedere quello che succede, e quindi abbiamo deciso di tenere aperti anche al minimo i laboratori, le strutture, in modo che tutti i servizi fondamentali rimanessero in piedi, in modo tale che non si fermasse nulla. Questo è successo, abbiamo attraversato i primi due mesi molto complicati e poi piano piano siamo tornati alla normalità. E questo, secondo me, dovrebbe farci riflettere su quanto sia importante il lavoro che facciamo, su quanto sia importante il ruolo della scienza e, se vogliamo, più in generale, della conoscenza nella nostra società. Alla fine siamo stati in grado, gli scienziati sono stati in grado, la nostra società è stata in grado di sviluppare un vaccino nel giro di meno di due mesi. In meno di due mesi, col sequenziamento del virus, è stato possibile, attraverso simulazioni al computer, quelle che facciamo poi noi in altri campi, costruire a tavolino un vaccino che poi è stato testato nei mesi successivi. E nel giro di meno di un anno, l'epidemia è cominciata a febbraio, a dicembre il vaccino era pronto, era stato testato, abbiamo avuto il vaccino, che è una cosa unica per la società, che ha permesso, secondo me, di salvare decine di migliaia o centinaia di migliaia di vite quando abbiamo avuto l'ultimo picco di variante Omicron. Se non fossimo stati vaccinati sarebbe stato veramente un grosso problema. E abbiamo attraversato questo periodo e questo periodo purtroppo ha avuto un impatto sulle nostre vite, perché siamo stati costretti a diminuire i nostri incontri, i nostri rapporti sociali, abbiamo iniziato a lavorare in maniera diversa, molto tempo da casa, molto tempo in videoconferenza, abbiamo di fatto minimizzato quasi tutte le riunioni. Questo ci ha fatto capire che c'è un modo diverso di lavorare, si può lavorare in modo più organizzato, anche efficiente, quindi lo smart working, secondo me, sulla base di questo insegnamento, dovrà far parte del nostro modo di lavorare, e quindi anche una volta terminata l'emergenza secondo me è ragionevole che una parte del lavoro possa essere fatta in smart working, non la maggior parte, ma una parte possa essere fatta, e questo secondo me può aiutare le persone anche ad avere una vita più organizzata e più funzionale. Quello che ci ha fatto vedere però è anche una distanza tra le persone che ci ha allontanato. Il senso di comunità lo si crea lavorando insieme, andando a bere una birra insieme, cenando insieme, trascorrendo una serata parlando di cose che non fanno parte del nostro lavoro, e questo è un aspetto fondamentale che va perseguito. Quindi è importante questa riunione che Nando e la formazione, l'ufficio del personale hanno organizzato, perché inizia a ricreare questo spirito di comunità che è fondamentale per affrontare il nostro lavoro. Vorrei anche cogliere l'occasione, visto che parlavamo di pandemia, per ringraziare Marta Dallavecchia e tutta l'unità di crisi che abbiamo costituito subito prima che cominciasse la pandemia, e che ci ha aiutato a attraversarla al meglio. Di nuovo, penso che questo modo di organizzare il lavoro, che per certi versi è stato innovativo, è la prima volta che costituivamo un'unità di crisi, abbia funzionato molto bene. Purtroppo abbiamo dovuto poi applicare questo modo di lavorare anche recentemente, perché finita o quasi finita, passata
la pandemia, stiamo attraversando un altro momento critico, che è quello della guerra in Ucraina. Anche questa è una cosa a cui è difficile credere. Dopo aver attraversato la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver costituito l'Unione Europea per evitare di avere guerre sul territorio europeo, ci troviamo ad affrontare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e a vedere gli orrori che la guerra porta. E quindi abbiamo dovuto anche qua costituire un'altra unità di crisi che è coordinata dal dottor Pedrini, di cui fa parte Roberto Pellegrini, in cui affrontare anche cercare di capire come muoverci in questo complicato momento. Io penso che questi due eventi ci facciano anche comprendere come la nostra società stia cambiando. Questi due eventi sarà difficile, secondo me, tornare una volta che avremo superato, e spero in tempi brevi, la guerra e la pandemia, pensare che tutto torni come era prima. Io penso che forse non ce ne stiamo rendendo conto, ma stiamo attraversando un momento di cambiamento profondo della nostra società. Penso che prima vivevamo in una società globalizzata, dove tutte le produzioni venivano delocalizzate, si cercava di coinvolgere, di creare un mercato mondiale. Penso che dopo questo passaggio le cose, questo tipo di modello non sarà più applicabile, o quantomeno dovrà essere cambiato. Quindi forse non ce ne stiamo rendendo conto, ma stiamo attraversando una svolta epocale per la nostra società. E quando ci sono queste svolte, ci sono chiaramente dei pericoli, e il pericolo lo tocchiamo con mano, col virus e con la guerra, e ci sono delle opportunità, perché ti permettono di fare dei cambiamenti nella società, nelle organizzazioni, che in tempi normali non sono possibili. E quindi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo davanti. L'INFN è una storia di più di 70 anni. L'anno scorso ad agosto correvano i 70 anni dell'ente. Abbiamo fatto una lunga strada, e siccome quest'anno ci sono state le celebrazioni, ho avuto anche l'occasione di ripercorrere le diverse tappe che l'ente ha affrontato, dei cambiamenti che ci sono stati sotto le diverse fasi delle presidenze, le diverse fasi economiche anche del nostro paese, e di come l'ente sia sempre riuscito a cambiare e a migliorare il proprio funzionamento e a fare sempre un salto di qualità. Ecco, penso che questa sia la sfida per il futuro che dobbiamo affrontare adesso. Siamo in un momento di paradossalmente di espansione dell'ente. Abbiamo aumentato il nostro budget. Io sono entrato in giunta nel 2012 e una delle prime cose che abbiamo dovuto affrontare è stata la spending review col taglio del budget. C'era poco dopo è entrato in funzione il nostro primo direttore generale, che era Luigi Giunti, e lui si ricorda benissimo tutte le serie di interazioni che abbiamo avuto con la funzione pubblica, con il MEF, per cercare di capire come organizzare il lavoro e come anche noi ottimizzare le nostre spese. Bene, da quel momento, se confrontiamo quel momento con adesso, vediamo che il nostro budget non è più in sofferenza. L'ultima legge finanziaria, quella dello scorso anno, e quindi il FOI di questo anno, sono in crescita, anche abbastanza sostanziosa, e quindi i problemi di budget che avevamo una decina di anni fa non li abbiamo in questo momento. Poi vedremo nei prossimi anni cosa succederà dopo la crisi, però in questo momento siamo in un momento di espansione, dobbiamo cercare di sfruttarla al meglio. Abbiamo avuto anche un aumento del personale. Siamo passati da una media di 1.700 dipendenti a più di 2.000, e anche questo ha un'implicazione. Abbiamo nuove leve, nuovo personale, e abbiamo avuto un reclutamento abbastanza orientato sui livelli primo-terzo, technology e ricercatori,
Adesso dovremo lavorare sulla parte tecnico-amministrativa, perché, come si diceva prima, la ricerca la si fa attraverso anche il contributo dei tecnici amministrativi. L'occasione per far questo è il PNRR. Abbiamo questi fondi straordinari del PNRR a cui noi come ente abbiamo applicato, abbiamo fatto una scelta mirata sul PNRR, abbiamo deciso di applicare dove abbiamo le competenze e non ovunque come magari altre istituzioni hanno fatto, e quindi partecipiamo a un centro nazionale di cui però siamo proponenti e partecipiamo in maniera abbastanza defilata in un secondo centro nazionale, quello della biodiversità, però il nostro sforzo principale è sul centro nazionale di supercalcolo. Siamo stati selezionati dal Ministero per coordinare questo centro per le competenze che abbiamo, perché di fatto siamo l'unico ente di ricerca in Italia che ha un'infrastruttura di calcolo e che analizza grandi quantità di dati. L'altra istituzione che ha un centro di calcolo di frontiera è il CINECA, e di fatto siamo noi il CINECA, i due assi portanti di questo centro nazionale. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, il bando è uscito subito prima di Natale, abbiamo lavorato durante tutte le vacanze per sottomettere la prima fase a metà febbraio. Ad aprile ci hanno detto che il progetto era approvato e abbiamo sottomesso il 30 aprile la versione finale del progetto, che è un progetto a 400 milioni di euro, e entro la fine di maggio sapremo, il progetto è stato approvato, sapremo quale sarà il budget che ci arriverà su questo progetto. E, come dicevo, è stato un grande lavoro durante le vacanze di Natale, durante il mese di aprile, per finalizzare il tutto, e di nuovo non ho potuto che apprezzare il sostegno che abbiamo avuto da parte del personale amministrativo, tecnico, di ricerca, che ci ha sostenuto. In particolare io ho coordinato personalmente insieme a Diego Bettoni il Centro Nazionale di Calcolo, e vorrei ringraziare il contributo in particolare di Alessia D'Orazio e Veronica Valsecchi, che ci hanno affiancato durante tutta questa impresa giorno e notte, con una dedizione unica che ha portato a un ottimo risultato. Ma oltre a questo progetto ne abbiamo lavorato su altri. Dicevamo, noi siamo unici perché abbiamo infrastrutture di ricerca, abbiamo sottomesso 6 progetti sulle infrastrutture di ricerca, uno su l'Einstein Telescope, che dovrebbe essere la nostra proposta è che venga costruito in Sardegna, in una miniera dismessa a Sosenattos, che dovrebbe diventare il prossimo rivelatore interferometro per le onde gravitazionali di prossima generazione, quindi avere un ruolo di leadership in questo campo nei prossimi 20 anni. Sarà una sfida contro l'Olanda per la selezione del sito, e noi questa sfida l'abbiamo accettata, ci siamo mossi a livello del governo per avere un finanziamento di 900 milioni di euro, ne abbiamo parlato con Draghi quando è venuto al Gran Sasso, per contrastare la candidatura olandese. Se poi questo andrà in porto sarà un'ulteriore sfida con cui dovremo confrontarci, però intanto lavoriamo per portare in Italia questa infrastruttura. Questo è un progetto importante, abbiamo sottomesso il progetto al PNR da 100 milioni di euro e alla fine del mese sapremo come andrà a finire. Abbiamo sottomesso un progetto per potenziare chilometro cubo netto in Sicilia, un altro per la superconduttività, per creare una rete per studiare la superconduttività a alte temperature in Italia e in collegamento con i nostri colleghi stranieri, e anche questa è una cosa di frontiera che può avere delle ricadute infrastrutturali. E poi potenziamento delle nostre infrastrutture classiche, laboratori Frascati per Eupraxia, laboratori del Gran Sasso per gli studi sugli eventi rari e infrastruttura di calcolo. Da ultimo ci sono adesso in corso la chiusura dei progetti sul partenariati estesi, anche qua abbiamo fatto delle scelte mirate, non partecipiamo a tutti, ma
Artificial Intelligence, che è un nostro core business, Quantum, che è un altro nostro core business, un'altra tecnologia emergente su cui ci vogliamo investire, e medicina di precisione. Quindi di nuovo interventi mirati su alcuni campi. Bene, dicevamo un'opportunità, ma come tutte le opportunità va gestita. C'è opportunità di finanziamenti, c'è opportunità di reclutare personale, bisognerà gestirlo da un punto di vista finanziario, per rendicontare i soldi, per spenderli, per fare le gare. E questa è una sfida che dovremo affrontare insieme, perché dovremo modificare o potenziare o creare strutture nuove che ci permettano di affrontare questa sfida da un punto di vista amministrativo, e questo riguarda voi. E quindi è con voi che dovremo costruire questo nuovo modo di lavorare per raccogliere la sfida e vincerla. E magari questo ci porterà di nuovo a vedere un'evoluzione della nostra amministrazione, del nostro modo di organizzare il lavoro, non solo scientifico ma anche amministrativo. E quindi, come diceva il direttore generale prima, dobbiamo raccogliere la sfida, dobbiamo, come si vedeva nel video, lavorare in squadra e cercare di fare sempre un centimetro di più, e una volta che avremo percorso tutta la strada e ci volteremo indietro, capiremo quanto abbiamo fatto e come siamo cambiati, e io spero come siamo cambiati in meglio. Ho visto che nell'agenda ci sono interventi che riguardano anche come eravamo in passato. Io sono entrato quando c'erano De Leo, Pacciani negli NFN, e mi ricordo un NFN fatto in un modo allora. Poi abbiamo avuto una fase intermedia, c'era Luigi Giunti come direttore generale, Braico, che sono presenti oggi, e adesso abbiamo il futuro davanti a noi. Quindi la nostra motivazione è di cogliere le sfide del futuro, non avere paura di cambiare, perché cambieremo in meglio, e cercare di cogliere tutte le opportunità che abbiamo davanti a noi, e ricordandoci di essere una squadra che lavora insieme per lo stesso obiettivo, e l'obiettivo è quello di spostare sempre più avanti le frontiere della conoscenza e di rendere quindi sempre migliore la nostra società. Grazie a tutti. Presidente, ti ringrazio del tuo intervento. Consentimi un commento di ordine generale. Io ovviamente sono entrato con questa giunta, Presidente Zoccoli e con la giunta attuale, quindi ovviamente il mio non è una considerazione, non è un paragone con le giunte precedenti che non conosco, ma io posso dire, lo posso testimoniare, no? La grande attenzione che il Presidente e la giunta tutta ha dato e sta dando all'attività amministrativa, tecnico-amministrativa. Devo essere sincero, partivo un po' scettico perché insomma, tutti fisici, l'amministrativo visto un po' secondo me in maniera così, pensavo, era una mia idea, nessuno mi aveva, cioè non conoscevo gli NFL, e invece ho notato la grandissima attenzione verso l'attività che tutti voi, che tutti noi svolgiamo, e a maggior ragione poi questa realtà mi è stata confermata dai direttori delle strutture, e i quali, come sapete, io l'anno scorso ho cominciato appena potuto, insomma c'era stato un allentamento del Covid verso i primi di luglio, e con l'estate ho cominciato a girare per le strutture, e ciò che tutti i direttori mi hanno detto, guarda Nando, noi finché facevamo i ricercatori non capivamo, adesso che facciamo, appunto la battuta che adesso, che sei un manager, puntini puntini, porca miseria, che casino che è l'amministrazione, ma come fate? È un'attività impegnativa, molto impegnativa, che non è sempre ovviamente, no? È chiaro, è così come io posso solo immaginare il lavoro di un fisico, probabilmente un fisico può immaginare solo lontanamente l'attività che ognuno di voi svolge, pensate alle procedure di acquisto, alla selezione del personale, alla normativa che cambia più o meno tra i 3, ogni 3-4 giorni,
al fatto che noi abbiamo come orizzonte temporale più o meno le 24 ore. I progetti invece, interessante, penso a FCC, tra qui a 50 anni si costruirà. Poi cominceremo la presa dati. In 50 anni probabilmente saranno 76 attività amministrative, cioè il ciclo amministrativo sarà cambiato 20 volte, 30 volte. Quindi abbiamo anche proprio degli, come posso dire, degli elementi diversi da leggiamo e operiamo in maniera profondamente diversa. Quindi mi ha fatto piacere, devo dire, tutti coloro che poi hanno avuto, quindi anche i ricercatori, che hanno avuto a che fare con l'attività poi amministrativa, appunto perché hanno ricoperto, ricoprono il ruolo di direttori, si sono resi conto della complessità, della difficoltà, di quanto il lavoro che ognuno di noi svolge è un lavoro molto più delicato e anche di difficile gestione. E questa sensibilità, perché è una vera e propria sensibilità, io l'ho riscontrata immediatamente nella giunta presieduta dal professor Zoccoli. Quindi questo mi fa molto piacere e quindi confermo assolutamente che c'è grandissima attenzione anche in termini di sviluppo della struttura amministrativa. Quindi io sono molto fiducioso, chiaramente è un cambiamento importante, il PNRR non è banale e quindi... Sono convinto che però andremo e si sta andando nella giusta direzione, ormai è una direzione tracciata, è un solco che è tracciato. E veramente consentitemi un ringraziamento, la mia non è piaggeria perché non ho, grazie a Dio, necessità nei confronti di Antonio Zoccoli, ma di tutti i colleghi della Giunta, ognuno con le proprie sensibilità, ma una sensibilità collettiva, complessiva nei confronti dell'attività amministrativa, ancorché sia molto lontano ovviamente dal loro sentire, no? Una formazione profondamente diversa. Quindi questo è importante, sapere appunto che l'organo gestore, la giunta esecutiva, è così sensibile alle nostre attività e ci sta dando una mano, ci darà una mano per poter migliorare ancora di più, efficientare la nostra attività e lavorare meglio. Quindi grazie. Grazie. Parola, certo, Nando. Antonio, prego. Posso? Certo. Allora, grazie Nando. Due cose. Uno, l'avevamo messo in guardia quando abbiamo fatto il colloquio per selezionarlo, che avrebbe avuto a che fare con dei fisici, e tipicamente i fisici pensano di essere in grado di risolvere tutti i problemi e quindi anche quelli amministrativi, e quindi le abbiamo detto guarda che sarà una missione complicata, perché poi quando ci dici una cosa ci devi convincere che la soluzione che tu proponi è quella giusta. Devo dire che Nando ha preso di petto questa sfida e l'ha affrontata molto bene. Poi devo anche dire che mi sembra molto ben inserito nella mentalità NFN. Avere girato per tutte le sezioni sicuramente è stato importante per capire le realtà, e la dimostrazione è il fatto che ha organizzato INFN condivide l'isola d'Elba, quindi proprio vuol dire che è dentro tutte le nostre dinamiche. Vorrei anche chiudere una cosa, mi sono dimenticato di dirla prima, che io ovviamente ho cominciato la mia storia sulla parte di gestione dell'INFN come direttore della sezione di Bologna, ed è lì, quando fai il direttore, che capisci veramente quanto sia, inizia a capire, perché poi dopo nei ruoli che ha avuto dopo lo capisce da un punto di vista diverso, ma che inizia a capire quanto sia importante il ruolo degli amministrativi. Per cui senza un'amministrazione forte nella tua sezione, io mi ricordo quando ho cominciato Tiziano Ferro, Elena Madei e poi la Martina Allegro, e senza di loro non si sarebbe potuto portare avanti la ricerca nella nostra sezione, e da lì ho continuato a comprendere e mi sono sempre più convinto di quale sia il ruolo fondamentale che tutta l'amministrazione ha. Quindi grazie a Nando per aver organizzato questo evento e per averlo organizzato all'Elba, perché è un bel momento per condividere, ma soprattutto i bei momenti per condividere devono essere condivisi in bei posti, e quindi hai fatto bene a organizzarlo all'Elba. Grazie. Presidente. Presidente, una battuta. Il fatto che sei laureato in economia non vuol dire mica che sono scemo. Grazie Antonio, grazie del tuo intervento, ti do un abbraccio grande e arrivederci a breve e
Avremo un bel periodo di ancora più intenso, se possibile, tutti insieme. Il PNRR sarà una sfida importante, come diceva appunto il Presidente, ma è una sfida che vinceremo, io non ho dubbi. La squadra è forte, è fortissima, e anche con la ripresa poi diciamo, dal vivo dell'attività lavorativa, secondo me renderà anche più fluide tanti processi che magari con... Sicuramente, ripeto, sul lavoro agile niente da dire, grazie a Dio che abbiamo trovato questa nuova modalità per lavorare, che è fondamentale, ma rimango dell'idea che, almeno nella mia esperienza, io parlo sempre di cose che mi sono capitate, la macchinetta del caffè è uno dei luoghi migliori dove mi sono venuto le idee e dove ho risolto problemi. Sono stato fortunato probabilmente, oppure la caffeina su di me ha un effetto particolarmente inebriante, però devo dire che quello è uno dei momenti, la condivisione, la convivialità, è uno dei momenti in cui io ho trovato sempre le migliori idee e ho soluzioni e idee ovviamente con i colleghi. Quindi grazie Presidente, un caro saluto, e adesso lascio la parola al professor Marco Pallavicini, vicepresidente di NFN. Marco, lascia a te la parola, soltanto un piccolo cambiamento: il professor Recinto, siccome sta arrivando al Ministero Round Move, magari anticipiamo se possibile il coffee break, si collegherà alle ore 11 e quindi facciamo un piccolo cambiamento. Grazie Marco e buon intervento. Grazie a te Nando, non ho moltissimo da aggiungere perché l'intervento elaborato sia tuo sia del Presidente hanno senz'altro coperto tutti i temi principali, ma visto che sono qua in presenza insieme a Diego in rappresentanza della Giunta, in primo luogo credo che il primo messaggio sia la testimonianza. Siamo qui perché pensiamo che questo sia un evento di grande rilevanza, è la seconda edizione, ce ne saranno delle altre, perché il tema della condivisione che questo workshop promuove è molto importante, condivisione fra colleghi. Negli NFN siamo tutti colleghi, può sembrare un'ovvietà, ma io vengo dal mondo universitario e più volte ho avuto a discutere di questa parola con gli amministrativi tecnici universitari, che invece ci considerano i professori come quasi una controparte. Naturalmente, probabilmente è soprattutto colpa dei professori universitari. I fisici pensano di sapere tutto, come ha detto Antonio, i professori universitari addirittura pensano di essere l'incarnazione dello Spirito Santo, quindi diciamo questo è naturalmente un aspetto, ma non è solo quello. Nell'ambiente universitario il senso di squadra, di appartenenza, di sentirsi parte di un tutto c'è molto meno. Da una parte ci sono i docenti che ovviamente fanno un po' i cavoli loro, dall'altra ci sono il personale che viene visto come un ostacolo alla realizzazione dei sogni dei docenti e non come invece è giusto che sia una parte essenziale del lavoro. Il filmato era certamente un po' retorico, ma il fatto che andiamo avanti un centimetro alla volta, un esperimento alla volta, un acquisto alla volta, un passo burocratico, amministrativo, tecnico, scientifico alla volta è una ovvietà. I nostri progetti sono molto lunghi, sono costosi, sono complicati, come ha giustamente sottolineato Nando, avvengono con regole del gioco continuamente variabili, quindi uno comincia sperando di fare le cose in un certo modo e poi si trova continuamente a dover aggiustare il tiro in corso d'opera, e la parte amministrativa forse è quella che soffre di più di questo aspetto. La parte tecnica è un po' più sotto il nostro controllo, mentre la parte amministrativa dipende dai decreti, dipende dalle leggi, dipende dal continuo cambiare delle normative, quindi è straordinariamente complicata, e in questo senso, non lo sto a ripetere perché l'hanno detto con chiarezza sia il Presidente sia il Direttore Generale, il ruolo dell'amministrazione è assolutamente centrale, esattamente come lo è quello dei tecnici, come lo è quello dei tecnologi, come lo è quello della parte di ricerca, diciamo. È un corpo unico che funziona se funziona tutto e non funziona se alcune sue parti si scollano. L'altro tema importante della condivisione fra un po' fra centro e periferia, l'INFN è un corpo unico ma è una struttura federale a cui teniamo molto, pensiamo che sia una forza dell'INFN questa forte presenza territoriale nelle sezioni, nei laboratori che più o meno
coprono su tutto il territorio nazionale con una forte autonomia, ma con la necessità naturalmente poi di un'amministrazione centrale e di un management centrale che coordini e che dia un po' le regole generali. Anche questo è un aspetto importante, forse eventi come questo sono essenziali anche per dare l'opportunità di incontro, anche questo è stato detto, ma per i ricercatori è più facile, si va nei laboratori, si va alle conferenze, si fanno i meeting, si fa parte delle stesse collaborazioni. I ricercatori tecnologici dell'FN non dico che si conoscono tutti, ma insomma è abbastanza facile incontrare i colleghi in giro. Questo è meno ovvio per gli amministrativi, soprattutto per quelli nelle sezioni o nelle strutture, perché tendono ovviamente ad avere rapporti soprattutto con i loro vicini, avendo magari relazioni via mail o telefoniche con gli altri, ma con scarse o rare possibilità di incontro, quindi in questo senso questo evento è straordinariamente importante. Chiudo dicendo che, come ha sottolineato il Presidente, adesso abbiamo di fronte una gigantesca sfida, che è quella del PNRR, un'opportunità ovviamente che non potevamo e non volevamo non cogliere, perché è una grande opportunità in primo luogo. Speriamo e abbiamo ragione di pensare che arriveranno ingentissime risorse, molto grandi rispetto anche al budget significativo dell'ente, e questo ovviamente è una sfida, è un'opportunità, è anche un rischio, ne siamo consapevoli, perché indubbiamente porteremo il sistema dell'ente un pochettino a valutare i suoi limiti e, come ha detto Antonio, a dover cambiare per gestire questa nuova realtà, ma insomma siamo ottimisti, noi pensiamo che la spina dorsale dell'ente sia solida abbastanza da poter affrontare la sfida. Chiaramente dovremo innovare, dovremo forse, anzi direi senz'altro, gestire il PNRR con modalità nuove rispetto al normale flusso amministrativo, ci dobbiamo riflettere, ma chiaramente avremo bisogno di nuove persone, nuove competenze, avvalerci probabilmente dell'aiuto esterno di esperti e anche sicuramente di acquisire nuove forze per tenere questo grande impatto, che però è anche un'enorme opportunità. Se riusciremo a portare Einstein Telescope o riusciremo a costruire magneti superconduttori per le future macchine acceleratrici o completare chilometro cubo, tanto per fare tre esempi di cui sono meglio informato, ma anche se riusciremo a mettere l'INFN al centro di quello che sarà il più grande centro di calcolo europeo e chiaramente la spina dorsale del paese dal punto di vista del computing, questo lo faremo anche se saremo in grado di gestire tutti i cospicui e giganteschi flussi amministrativi che si genereranno per gli ordini, per il personale, per l'acquisizione dei materiali e così via. Da questo punto di vista credo che questo sia un evento utile, importante, si ripeterà penso negli anni, e quindi vi auguro buon lavoro a tutti. E io domani, anzi oggi pomeriggio, me ne vado perché domani devo essere a Roma, però diciamo auguro a tutti un buon lavoro e ottimi risultati. Grazie. Grazie Marco, quindi ti posso dare del tu, ho capito, va bene. Con moderazione, sempre con moderazione. Allora, se siete d'accordo, se è possibile, facciamo subito la pausa. Intanto ringrazio veramente Marco, ha toccato un aspetto che io forse non avevo stressato particolarmente, me l'ho dato un po' per scontato, il fatto appunto che siamo una struttura federata, e questo purtroppo può portare a qualche mismatch comunicativo, voglio dire. No, magari ci si sente ma non ci si è mai visti, non ci si conosce soltanto per telefono, adesso anche in video, e invece questi sono momenti importanti, questo l'avevo detto appunto, i fisici hanno questi momenti di aggregazione fondamentali che sono gli esperimenti, i luoghi iconici appunto come il CERN e il laboratorio del Gran Sasso. Questa sarà un'esperienza, lo di INFN condivide, che abbiamo cominciato l'anno prossimo, e finché appunto avrò l'opportunità di condividere il percorso con gli NFN, ci tengo particolarmente, già stiamo ragionando sulla prossima edizione,
e sarà leggermente diversa, perché ogni anno insomma proviamo a portare qualche cosa in più, ma è qualcosa in cui io credo personalmente. Ripeto, il video è al netto di tutta la retorica che è tanta, tantissima, insomma, passati anche tanti anni, però il concetto di ognuno di noi aggiunge un centimetro a un percorso, no? Io credo poco nelle persone, so, faccio tutto io, no? Il faccio tutto io è un qualche cosa di 30, 40, 50 anni fa. Oggi in organizzazioni complesse ognuno di noi fa un pezzetto, e però la differenza è la somma di tutti quei pezzetti che poi fa il percorso, no? Qualcuno diceva che ogni percorso comincia con un primo passo, ognuno di noi fa il primo passo, si aggiunge al passo del collega che sta accanto, nella stanza accanto, che sta nella sezione a 100 km, a 800 km, tutti insieme definiamo questo percorso, ricercatori, tecnici, tecnologi e amministrativi. Quindi questo è un po' il ruolo che noi abbiamo complessivamente, come dice appunto Marco Pallavicini, siamo un tutt'uno, non ci sono, io lo sanno come la penso i colleghi, noi e loro, noi ricercatori, loro amministrativi, noi della sezione di Padova, loro della sezione di Bologna, noi dell'amministrazione, no, è l'INFN, punto, tutto insieme. Questo è un concetto che per me è fondamentale, bisogna crederci. Ma bisogna crederci veramente e bisogna agire anche di conseguenza. Da parte nostra, Jacopo Bettoni come presidente della formazione, sa quanto investiamo sulla formazione, crediamoci veramente però, agiamo affinché questo succeda, ciò accada. Quindi coffee break, professore Cinto si collega verso le 11:10, adesso gli mando un messaggio e siamo qua su questi schermi. Grazie a tutti. Dopo Recinto chiude Diego, è l'ultimo, diciamo. Ma che? Vabbè, che dite? Però oggi purtroppo il tuo video che ti è? La parte per me essere una questione di centimetri, non sono più riuscito a stare sempre. Prova, 1, 2, 3, prova, arriva? Alzalo un po' in sala, anche. Prova, 1, 2, 3, ok. Uno, due, tre.
Questo? Signori, ci accomodiamo per cortesia? Pronti? Sì. Signori, ci accomodiamo per cortesia? Così cominciamo la seconda parte. Signori, ci accomodiamo per cortesia, così cominciamo la seconda parte di questa mattinata, di questo workshop, di questo corso di formazione, momento di condivisione. Sta arrivando anche il vice direttore generale, che saluta. E chi c'è fuori ancora, per cortesia, se entrate, così ci sediamo, e anche perché insomma in questo momento abbiamo, credo, già in collegamento. Se cortesemente vi sedete, grazie, prendete posto. Allora, cominciamo questa seconda parte della mattinata, di questo workshop dal titolo INFN Condivide. Credo di avere in collegamento il professor Giuseppe Recinto. Recinto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Professore, buongiorno a te, buongiorno. E grazie di essere con noi. Il professor Recinto è il capo di gabinetto del MUR, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il nostro ministero vigilante. Quindi io ti ringrazio per questo tuo intervento, anche perché so che
come sempre sono momenti molto caotici, convulsi, e quindi lascio subito a te la parola. Consentimi appunto di, professor Recinto, e oltre ad essere ovviamente il capo di gabinetto del MUR, mi permetto di definirlo un caro amico con il quale abbiamo lavorato tanto insieme e stiamo lavorando insieme ovviamente per il nostro paese, io dall'INFN e il professor Recinto come capo di gabinetto appunto del nostro ministero vigilante. Quindi io ti ringrazio per la tua testimonianza, per la tua partecipazione a questo workshop, che per noi è molto importante. Dopo 2 anni di pandemia finalmente ci riusciamo a rivedere, a stare tutti insieme. Già l'anno scorso l'avevamo organizzato, ovviamente in modalità telematica, invece, come ben sai, adesso invece siamo qui riuniti, siamo all'Isola d'Elba in questo bellissimo location, e abbiamo cominciato questa mattina anche con l'intervento del presidente Zoccoli. Quindi lascio a te la parola e ti ringrazio veramente per il tempo che ci dedichi e per il tuo intervento. Grazie Nando, e innanzitutto grazie a tutti per questa opportunità che TNFN mi concede di intervenire a questo vostro importante evento. Tengo a portare ovviamente anche saluti del Ministro Messa, rivolti anche al Presidente Zoccoli, al Direttore Generale Nando Minnella, con i quali l'interazione è sempre molto proficua, costruttiva e sinergica. L'evento di questi giorni che state celebrando all'Isola d'Elba ha per me particolarmente un valore significativo, perché l'intitolazione INFN condivide e porre al centro il personale amministrativo, secondo me, esprime un concetto essenziale che deve caratterizzare e accompagnare il nostro sistema e il nostro modo di fare ricerca. In particolare in un momento storico in cui sia noi che voi siamo sollecitati dall'esperienza impegnativa, ma al tempo stesso molto stimolante del PNRR. Dico questo perché c'è una filosofia di fondo che ispira le azioni che il MUR sotto la guida del Ministro Messa ha elaborato rispetto al PNRR. Sono due pilastri, quello di competitività, ma una competitività che mira anche all'aggregazione ovviamente nella prospettiva dell'eccellenza. E questa è un'esigenza che abbiamo avvertito, e configurando questi come principi ordinanti di quelle che sono le nostre iniziative, perché la significativa eccellenza che caratterizza la ricerca italiana, tra cui INFN ne è una chiara dimostrazione, molto spesso risente di una tendenza a non riuscire a sviluppare un'azione coordinata o quelle necessarie masse critiche anche per una competizione che a livello internazionale si mostra sempre più complessa. Quindi, ma la sinergia che ci deve essere tra enti ministero, enti università e ovviamente gli ecosistemi di riferimento, non può prescindere dalla capacità di fare sinergia all'interno delle singole strutture. Quindi un'azione di un ricercatore non può essere svincolata dal contributo del personale amministrativo e viceversa. E mi sembra che questa iniziativa, brillantemente configurata dal direttore generale Minnella, vada in questa direzione. E lo dico anche nella mia esperienza di ricercatore. Io insegno o insegnerei, non so più che dire, all'Università Federico II di Napoli, e molte delle iniziative, molte dei progetti che siamo riusciti a portare avanti sono nati solo unicamente da una sinergia di tutti i soggetti coinvolti, come dicevo, dal ricercatore allo studioso, al personale, al tecnico, amministrativo. Quindi questo incontro, questi 2 giorni che avete ideato all'Isola d'Elba, che spero possa avere anche dei momenti, no, di meritato relax, visto gli impegni susseguenti che abbiamo sempre noi tutti, sia un modo ancora più evidente per rafforzare questo spirito sinergico che è quello che stiamo cercando di perseguire in tutte le nostre iniziative. Quindi ancora un ringraziamento da parte mia e una felicitazione per l'iniziativa e ovviamente per il prosieguo dei vostri lavori. Grazie.
Caro Giuseppe, io ti ringrazio veramente del tempo che ci hai dedicato, di queste tue parole. Mi ha fatto molto piacere ascoltare dalla tua viva voce, appunto, anche tu hai una posizione, quindi un punto di osservazione particolarmente privilegiato, no? Di tutto il sistema degli enti di ricerca e della ricerca in generale, comprendendo anche ovviamente le attività all'università. Ti hai parlato di eccellenza e mi permetto di dirlo, ovviamente io sono fuori, non mi tiro fuori, ma l'eccellenza, l'INFN esprime eccellenza quotidianamente. Io ho il privilegio di poter lavorare con i colleghi ricercatori, con i colleghi tecnologici, con i colleghi amministrativi, ed è veramente uno sfoggio di eccellenza continuo, e questo per me è un onore e rende anche più facile il mio lavoro, ovviamente. Competizione internazionale, noi veramente competiamo internazionalmente. Poche aziende, si può dire, competono come noi. I nostri competitor sono i grandi centri di ricerca mondiali, e devo dire che l'INFN, quindi il sistema Paese Italia che noi rappresentiamo della ricerca, è in grado di proporsi in maniera assolutamente outstanding, e questo è sicuramente dovuto alla sinergia sia dell'attività che svolgiamo come amministrativi, tecnici, ricercatori, ma poi all'ecosistema, devo dire, alla forte rapporto che c'è di lavoro continuo e continuativo con il Ministero Vigilante. Io sono quasi uno stalker, e tu lo sai, ci sentiamo, non dico quotidianamente, ma insomma almeno un paio di volte a settimana. Ogni tanto mi manchi quando non ti senti. Sei troppo buono. Quindi perché? Perché dobbiamo lavorare appunto tutti insieme. Quindi io veramente ringrazio te e la signora ministra Messa, e ti chiedo di portare veramente i saluti miei personali, ma di tutto l'INFN, per il contributo che proprio l'appoggio e il supporto che il Ministero e tutto, dal signor Ministro, ovviamente al capo di gabinetto, al gabinetto tutto e alle direzioni generali e a tutti i colleghi ci sta dando, perché adesso col PNRR abbiamo veramente bisogno di uno sforzo sinergico e importante. Quindi io ti lascio, perché so che ne è tante di cose da fare, gli impegni sono soverchianti, e quindi grazie veramente, so quanto è importante per noi questo momento e le tue parole. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a te ancora. Grazie. 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 Devo dire che io ho, come sapete, ho un'esperienza abbastanza, insomma, ho qualche anno di esperienza nei gabinetti dei ministri, e è sempre un piacere poter sentire un capo di gabinetto, proprio il suo recinto, e anche un caro amico, perché abbiamo lavorato tanto insieme. Quando dicevo all'inizio questa mattina, creare il network, no? Io, ci siamo conosciuti, io lavoravo al Ministero della Salute, quindi nulla a che fare con la ricerca, o meglio, mi occupavo anche di ricerca in ambito sanitario. Poi ci siamo ritrovati, no? In realtà, no, quei famosi puntini li ho collegati dopo e ho trovato, no? Ci siamo ritrovati oggi, lui in una posizione così importante e io nel mio piccolo, come direttore dell'INFN, di un grande ente di ricerca, poter lavorare insieme a distanza ci siamo ovviamente tenuti in contatto, abbiamo lavorato, abbiamo continuato a collaborare, e poi ci siamo trovati insieme a lavorare su argomenti legati, poi in questo caso io sto all'INFN. Quindi ecco, lì un po' l'ho capito dopo, guardando lì per lì, non sapevo come avrebbe, insomma, quale sarebbe stato, no, l'esito di questo rapporto lavorativo, poi è diventato anche un rapporto di amicizia. Oggi, guardandomi indietro, unisco quei puntini e ho capito tante cose. Un po' il discorso iniziale. Quindi devo dire che mi ci ritrovo veramente in quello che vi ho raccontato questa mattina, almeno l'ho provato sulla mia vita, forse sono stato fortunato. E a questo punto volevo lasciare la parola al dottor Diego Bettoni, che è un componente, appunto, già vicepresidente dell'INFN, componente della giunta esecutiva, nonché presidente della CNF. Diego, ovviamente, un ruolo importante alla... Questo è un momento di formazione, è un workshop formativo, è un momento di condivisione, ma c'è anche una parte importante, formazione. Tu che sei appunto il presidente della CNF, insomma, è un ruolo importante, devo dire, io almeno ho trovato, arrivando all'INFN, grande importanza viene data alla formazione, molto più che in altre strutture, vengono investiti ingenti quantità, somme. E questo non è scontato, soprattutto nel pubblico, ma devo dire, corsi di formazione anche di grande livello, importante. Adesso, in generale, insomma, la formazione ha un ruolo fondamentale all'interno della nostra comunità. Quindi lascio ovviamente a te
la parola, e però ecco, magari un tuo commento sull'aspetto della formazione all'interno dell'INFN, oltre ovviamente a ciò che desideri dire. Quindi ti ringrazio. Grazie Nando. Sì, in effetti non è semplice intervenire dopo che sono intervenuti tutti i colleghi precedentemente. Beh, inizio innanzitutto esprimendo il piacere di essere qui in mezzo a voi. Come hanno detto il Presidente, come ha detto Marco prima di me, è una testimonianza del grande anche affetto che lega questo management con la comunità che rappresentate, e quindi per me è un grande piacere, anzi vi ringrazio di essere intervenuti particolarmente numerosi. So che ci sono anche molte persone collegate in streaming, sarebbe bello che fossero tutti qui, ma magari la prossima volta lavoreremo, perché, però voglio dire, già adesso ci sono tantissime persone. Quindi ringrazio voi e ringrazio le colleghe e i colleghi della formazione che hanno organizzato questo evento, e ringrazio ovviamente Nando e Renato che sono un po' le menti di questo evento che è importantissimo. Le colleghe e i colleghi della formazione, quindi dell'ufficio formazione in primis, e poi della commissione, qui c'è Paola, c'è Marco, c'è Marina, insomma ci sono un po' di persone che fanno parte della commissione, poi ovviamente Carla, Giuliano, Chiara, insomma tutti i motori di questo di questa attività che appunto nasce come evento formativo. Allora, come dicevo, le cose importanti che erano da dire sono state dette dal direttore generale, dal presidente, da Marco, anzi dai due Marchi, e sostanzialmente delle tre parole chiave che abbiamo sentito in questi interventi, che io riassumerei come ripartenza, comunità / condivisione e futuro, vorrei concentrarmi un attimo sul futuro. Perché anche qui credo che il ruolo della formazione possa essere particolarmente incisivo. Questo evento, che appunto che è un evento di ripartenza e di comunità, perché ci ritroviamo tutti insieme, a parte per la prima volta, a mia memoria, nella storia degli NFN si riuniscono gli stati generali dell'amministrazione, ma appunto il momento particolarmente significativo perché molti di noi non si vedono da tre anni sostanzialmente, o da due anni, da quando siamo andati in lockdown. Quindi è un momento per ricostruire la comunità, per consolidarla, per permetterci di riflettere sui nostri valori, come si diceva prima con Simona, per concentrarci su quello di positivo che abbiamo e mettere da parte le negatività che necessariamente ci sono, perché la vita di tutti i giorni in un istituto come gli NFN è particolarmente complessa, e soprattutto per chi è in prima linea in campo amministrativo. Adesso però appunto bisogna guardare al futuro, quindi la sfida dei prossimi mesi sarà secondo me di capitalizzare su quello che verrà discusso in questi giorni, per poi capire come affrontare le sfide del futuro, perché che le dobbiamo affrontare è indiscutibile, le abbiamo sentite oggi, abbiamo un istituto con un bilancio fortunatamente in crescita, quindi con delle attività in crescita, ma un aspetto importante non è soltanto l'aumento del volume delle attività, ma anche la diversificazione delle attività. Noi oggi facciamo cose che una volta non facevamo, sia dal punto di vista scientifico che anche dal punto di vista amministrativo, perché argomenti diversi spesso richiedono procedure amministrative diverse, normative diverse, ci confrontiamo con altri istituti e con università che hanno normative diverse dalle nostre, siamo sempre in prima linea in campo internazionale, e anche lì questo richiede appunto di confrontarsi con pratiche e con normative diverse. Quindi non è soltanto una questione di volume, ma anche proprio una questione di diversificazione delle attività. Quindi un modo sicuramente per una necessità dei prossimi direi mesi, perché il PNRR parte a luglio sostanzialmente, e sarà non soltanto il fatto che avremo più cose da fare, ma avremo anche cose diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati. Quindi una cosa chiave sarà di integrare nuove competenze nella nostra struttura. E come le possiamo integrare? Chiaramente andremo a cercare qualcuno dall'esterno, ma penso che un modo per valorizzare quello che abbiamo, proprio per capitalizzare i nostri valori, sia di fornire nuove competenze a nuovo personale, al nostro personale. Ed è qui, secondo me, che la formazione può giocare un ruolo determinante.
Quindi nuove competenze dal punto di vista tecnico, però come sapete la formazione non è soltanto insegnare alla gente che cosa fare o le technicalities di una procedura amministrativa, di come fare il RUP, di come gestire i cartellini, ma è anche, consiste anche nel formare le persone a vivere insieme, quindi nel facilitare il cambiamento culturale che ci aspetta proprio attraverso attività formative come questa, dall'altro, in cui non insegniamo cose appunto tecniche alle persone, ma semplicemente formiamo una comunità. Ecco, io penso che il ruolo della formazione, che peraltro già da molti anni agisce in questo senso, sarà cruciale per rafforzare, per cementare, per integrare questa comunità e prepararla alle sfide del futuro. Io penso che questo sia indispensabile. Allora, questa è una comunità che sarà, come ha detto anche il Presidente, è un po' la spina dorsale, no, di tutto quello che faremo, per esempio, per il PNRR. Ma naturalmente è una comunità che andrà integrata con le altre comunità degli NFN. Questo è indispensabile, però ciascuno con il proprio ruolo. Ecco, anche qui il fatto che si lavori insieme, tecnici, amministrativi, ricercatori, tecnologi, non vuol dire né che il ricercatore debba fare l'amministrativo, bene, anche l'amministrativo voglia fare il ricercatore, questo non è mai successo, per cui questo è un rischio che non corriamo. Quindi credo che la collaborazione, la condivisione di quello che facciamo sia fondamentale, ma è importante che ciascuno mantenga il proprio ruolo e naturalmente la propria identità, perché il fatto di trovarci tutti insieme, di confrontarci fra varie strutture, di trovare anche nuovi modi di lavorare fra il centro e la periferia, non vuol dire che poi il centro perde la propria identità o la periferia perde la propria identità. Per noi è indispensabile che appunto ciascuno mantenga la propria identità, l'ha detto Marco, l'ha ribadito il direttore generale, la struttura federale degli NFN per noi è molto importante, ed è importante appunto perché ciascuna struttura ha la propria identità. Ci sono cose che possiamo fare tutte uguali, ma ci sono cose che non possiamo fare tutte uguali, perché sezioni, laboratori sono diversi, i quattro laboratori sono diversi fra di loro, i centri hanno ancora esigenze diverse e le stesse sezioni, essendo distribuite sul territorio nazionale, necessariamente sono un riflesso anche della diversità, della diversità in senso di ricchezza proprio, che abbiamo sul nostro territorio nazionale. Io direi che poi naturalmente, ecco, come fare, appunto la formazione giocherà il proprio ruolo, come penso abbia sempre fatto, poi forse dovremo creare nuove strutture, nuovi modi di lavorare, questo naturalmente sarà in capo al direttore generale, ma naturalmente, come lui sa e come forse anche teme la Giunta, è sempre disposta, è sempre lì ad ascoltare e a lavorare insieme appunto per affrontare le sfide del futuro in modo concreto una volta che si è consolidata questa comunità. Quindi io concludo qui, non ho molto altro da aggiungere, io sarò con voi anche domani, e adesso non so ancora a quali gruppi di lavoro parteciperò, ma sicuramente quello del PNRR, perché quello è un po' un incubo che abbiamo tutti. E quindi sarò con voi in tutti questi due giorni con molto piacere, e vi auguro buon lavoro, e sono certo che alla fine di questi due giorni avremo fatto un ulteriore passo avanti nella costruzione degli NFN del futuro. Grazie mille. Diego, ti ringrazio, il concetto di futuro poi è un concetto che a me sta particolarmente a cuore. La storia è importante, fondamentale, però noi oggi dobbiamo guardare un po' al futuro, a quello che sarà l'INFN, ovviamente parlo sempre dal punto di vista amministrativo, no? Di gestione, dobbiamo evolverci, in realtà già stiamo cambiando molto di più di quanto possa essere percepibile. Se penso, insomma, già... ma insomma da qui a fine anno avremo un nuovo sistema di paghe e stipendi, che sembrava una rivoluzione solo un anno fa quando sono arrivato, ricordi, se no ma non si può cambiare, siamo troppo complicati, non ce la faremo mai. È un progetto che è cominciato e si concluderà entro fine anno, dall'anno prossimo, dal 27 di gennaio avremo
un full outsourcing, quindi la gestione dello stipendiale, quindi il cambiamento già c'è, il futuro già c'è, un cambiamento importante all'interno degli NFN, c'è una nuova organizzazione, chiaramente come sempre un nuovo modello organizzativo può piacere a qualcuno, non può piacere a qualcun altro, ci mancherebbe altro, le riorganizzazioni purtroppo qualche ferito lo lasciano sempre, ma chiaramente non è mai una questione personale. Insomma, l'amministrazione sta cambiando, io mi permetto di dire, ci sono tanti colleghi nuovi, più giovani, con esperienza che arrivano da altre strutture, quindi da altre organizzazioni. Io sul mix dell'interno-esterno ci credo molto. Un'organizzazione deve crescere al proprio interno, ma deve anche acquisire risorse dall'esterno che portano una visione diversa. Io vengo da fuori, vengo da un mondo completamente diverso e ho portato un mio centimetro, no? Ognuno di voi ha portato e continua a portare il proprio centimetro, arriveranno altre persone da fuori, ma intanto bisogna crescere da dentro, quindi è un po' un bilanciamento di mix di risorse, no? Interne ed esterne, colleghi che vengono magari da realtà diverse, ma anche non necessariamente della ricerca, magari scopriamo che un processo si possa fare in maniera diversa rispetto a come noi l'abbiamo sempre fatto, perché se banalmente appunto nella comunità di pratica arrivano dei colleghi nuovi da altre realtà e ci indicano che loro lo facevano in un altro modo e scopriamo che esiste un modo diverso, migliore, più efficiente, più efficace, insomma. Sicuramente l'empowerment, i compiti degli amministrativi rispetto, penso soltanto a 15, 20, 25 anni fa, sono completamente cambiati. Oggi si è molto, molto più, è molto più complesso. Le procedure sono più complesse, la normativa si è evoluta a volte rendendo molto più difficile il lavoro che prima si svolgeva, perché sono aumentati spesso i controlli, perché purtroppo non sempre, ma insomma il legislatore tende a rendere più difficile anche quando parla di semplificazione, questa è la realtà dei fatti, no? Soprattutto non tiene conto delle nostre specificità, questo è un altro elemento essenziale e particolare. Noi come ente di ricerca abbiamo delle caratteristiche, pensate all'acquisizione di beni e servizi, acquistiamo beni e servizi che a volte non esistono. Il criostato di DarkSide è un grande classico, non esiste sul mercato. Eppure in teoria noi per acquisirlo dovremmo dovuto utilizzare il codice dei contratti, dopo lunghissima concertazione con i ministeri ce l'abbiamo fatta a spiegare che non esiste sul mercato, che c'è solo un soggetto che lo può costruire, ma non è facile. Oppure le norme di contenimento della spesa, che sono un altro grande dramma per noi, l'energia elettrica, con l'energia elettrica noi ci alimentiamo i sincrotroni, ci alimentiamo i grandi centri di calcolo, non è semplicemente la luce per da cui attacchiamo i nostri laptop piuttosto che le lampadine che ci servono ad illuminare le nostre stanze. Insomma, in questo senso la normativa non sempre ci è, insomma, non riusciamo sempre a spiegare al legislatore che abbiamo una situazione amministrativa un po' diversa, che dobbiamo gestire una macchina complessa. L'NFN è una macchina complessa, perché appunto il collega ricercatore non ci chiede di comprare il computer, o meglio, non soltanto il computer, l'Apple piuttosto che il Windows o piuttosto che sedie o scrivanie, ci chiede di comprare beni di cui ovviamente neanche riesco a pronunciare il nome e che non sono facilmente reperibili a catalogo, Consip, MEPA. E questo per noi è un problema, quindi ognuno di voi ha dovuto imparare ad affrontare queste come criticità, ma soprattutto le avete sempre superate. Devo dire che è una capacità anche di pensiero laterale non da poco, comunque questo è una grande flessibilità, una grandissima resilienza ho trovato. E lo dico sempre, è veramente le professionalità che ho riscontrato all'interno degli NFN sono di altissimo livello, ma soprattutto c'è questa grande capacità di essere flessibile, di trovare sempre la soluzione.
Insomma, quindi io penso che siamo sulla buona strada, siamo assolutamente sulla buona strada, grazie poi anche ai corsi di formazione, grazie all'acquisizione di nuove risorse dall'esterno che ci potranno portare una visione diversa dei processi amministrativi. Questi sono gli elementi che ci consentiranno poi di traguardare sistemi informativi più performanti. Insomma, stiamo lavorando su tutti i fronti, quindi il lato sia delle risorse umane, le risorse finanziarie fortunatamente in questo momento non mancano, il Presidente ha ricordato appunto che le fonti di finanziamento ordinario sono in continuo incremento negli ultimi anni, quest'anno adesso non spoilerò la cifra perché ancora non è ufficiale, sono in fase, il FOE è stato firmato e mandato alle commissioni parlamentari, quindi soltanto dopo il parere delle commissioni parlamentari si potrà definire, quindi dichiarare i valori precisi per ogni ente. Noi già sappiamo qual è il nostro, più o meno qual è il nostro il valore, un valore molto importante, quindi grande crescita economica. E altra parte i sistemi informativi, questi tre elementi, quindi risorse umane, risorse strumentali, risorse finanziarie, stanno facendo la differenza. Oggi abbiamo in più la sfida del PNRR, l'ha ricordato il Presidente, l'ha ricordato ovviamente Marco Pallavicini, l'ha ricordato Diego, tutti l'hanno ricordato, è la grande sfida che si aggiunge in realtà a quello che quotidianamente già facciamo, cioè non è che va in sostituzione, no, si aggiunge, quindi facevamo 10, adesso dobbiamo fare 13, 15. Questo vuol dire che ci dobbiamo sicuramente crescere in quantità anche proprio numerica, ma dobbiamo anche riorganizzarci per rendere più efficienti, perché non è che possiamo crescere all'infinito come numero di risorse. E quindi c'è un processo forte di trasformazione, i processi importanti di trasformazione richiedono tempo, ci rendiamo conto che il PNRR in realtà ha un tempo molto limitato rispetto a quello che probabilmente servirebbe, ma deve cambiare anche la cultura, l'approccio di ognuno di noi, cioè è quello che stiamo cominciando a fare, spero, io ho provato a cominciare a mettere un piccolo seme che spero poi possa germogliare indipendentemente da me, ripeto, come diceva Al Pacino, è indipendente, cioè io vi posso dare qualche indicazione, ma siete voi che fate la differenza, cioè questo deve essere sempre chiaro, quindi senza citare Kennedy, no? Non chiedete che cosa l'America può fare per voi, cioè, che, e poi anche qui sempre la retorica americana, ma insomma, non chiedete sempre a qualcun altro sì, ma che cosa devo fare? Ognuno di noi è la chiave del cambiamento, ognuno di noi sa il centimetro che deve percorrere. E questa è la... Chiaro, non è facile, perché le condizioni a contorno non sono sempre particolarmente friendly, perché ci si chiede tanto e purtroppo il settore pubblico ha qualche limite, non possiamo come un'azienda privata poter aumentare gli stipendi, concedere no, premi, abbiamo un sistema diverso, un sistema, però abbiamo anche tanti altri vantaggi, voglio dire, un momento difficile come questi due anni, nessuno di noi neanche lontanamente ha perso una mensilità o ha perso il posto di lavoro, qualcuno probabilmente, io ho qualche collega che oggi non ha più il posto di lavoro e lavorava in aziende importanti, penso Pfizer a Napoli, credo che abbia messo in mobilità non so quante persone e quindi insomma, si parla di Pfizer, quindi un'azienda che in teoria negli ultimi due anni dovrebbe aver marginato tanto, no? E quindi pro e contro come sempre, ripeto, ritorno al mio indicazione iniziale, io il lavoro perfetto ancora non l'ho trovato, devo dire che l'INFN dal mio punto di vista a 52 anni dopo 24 vi dico è una buona approssimazione di un ottimo lavoro, c'è di meglio sicuramente, c'è di peggio sicuramente e li ho anche vissuti. Questo è il nostro percorso, io spero appunto che l'anno prossimo si possa essere in di più e certamente non in di meno, nel senso che tutti voi abbiate deciso di continuare a stare all'interno dell'INFN, perché poi questo è un valore aggiunto, la vostra esperienza è fondamentale, ogni volta che si perde una persona perché se ne va, perché decide di cambiare attività, di cambiare organizzazione, per l'organizzazione è una grave perdita, perché ogni volta noi investiamo, ogni giorno che si lavora insieme si acquisisce qualche cosa e quindi si sta investendo su una persona, devo dire l'INFN investe tanto e penso alla formazione, corsi di formazione, anche non fosse altro, soltanto queste due giornate non sono proprio, come posso dire, non vanno de plano nelle altre organizzazioni pubbliche, quindi però non voglio fare un'elegia dell'INFN, sono l'ultimo arrivato, però cerco di essere il più oggettivo possibile.
dobbiamo migliorare tutti insieme. Fortunatamente c'è un presidente e una giunta committed assolutamente, hanno capito perfettamente, ma la cosa che mi fa piacere, ci sono i direttori delle strutture, devo dire, delle persone meravigliose, i quali mi hanno detto: Nando, porca miseria, abbiamo veramente capito adesso, per la prima volta, facciamo i direttori, wow, che lavoro fate, che lavoro fanno gli amministrativi, che carico di lavoro, che responsabilità, che complessità, che capacità di dare risposte. E dice: noi ci sentiamo tutelati perché svolgono un eccellente lavoro, e questo mi fa molto piacere, quindi è un complimento a tutti voi che io mi sento di, insomma, di riportare, ma ne sono più che convinto. Non vuol dire che non possiamo migliorare, cominciare da me, che insomma, ho talmente tanti margini di miglioramento. Insomma, questo è un po' il concetto che volevo, con cui volevo concludere. Guardiamo al futuro, ma guardiamo con grande serenità al futuro. È una squadra veramente forte quella dell'INFN, ne facciamo parte personalmente con orgoglio, finché ci sarò sarò contentissimo di starci. Ci sono colleghi che sono qua da tanti tanti anni, spero appunto che si possa continuare tutti insieme, perché poi questo è l'obiettivo, continuare un percorso insieme. Ripeto, l'anno prossimo penso si possa essere ancora in di più, non soltanto i colleghi che oggi sono collegati magari possono essere in presenza, ma anche perché proprio ci possa essere un numero maggiore di colleghi, perché abbiamo incrementato anche il numero dei dipendenti, di coloro che collaborano con l'INFN in maniera duratura, e quindi io vedo un futuro roseo davanti a noi. Quindi vi ringrazio per essere stati così cortesi di averci ascoltato, soprattutto avermi ascoltato, visto che purtroppo ho parlato anche troppo. Io lascio a questo punto la parola un po' a voi, quindi se ci sono delle questioni, dubbi, perplessità, curiosità, insomma siamo qui a disposizione per avviare anche un po' una chiacchierata. E ormai abbiamo, mi pare che siamo più o meno on time, se non ricordo male 45 avremmo dovuto finire, abbiamo finito 5 minuti prima, quindi abbiamo una mezz'oretta, 40 minuti, adesso io guardo le colleghe, un'oretta per poter chiacchierare tra di noi, e non siate timidi, e grazie ancora, e ovviamente un saluto anche ai colleghi che sono in collegamento video, quindi grazie di nuovo, soprattutto grazie, ovviamente vado in ordine, al professor Pallavicini, ringrazio il dottor Marco Grassi, ringrazio il dottor Bettoni, Roberto lo ringrazio a prescindere, anche se ovviamente sarà lui poi il protagonista della prossima diciamo, seconda parte della giornata, quindi il primo pomeriggio appunto con i due direttori generali che mi hanno preceduto, e grazie ancora, e insomma è un rinvio ovviamente poi all'anno prossimo. Adesso insomma abbiamo tanto ancora abbiamo ancora un giorno pieno, abbiamo ancora oggi pomeriggio e domani mattina per stare insieme, poi concluderemo domani più o meno verso l'una meno un quarto, vado a memoria, prima di salutarci ognuno riprendere le proprie valigie e il percorso verso casa. Quindi grazie ancora e buon lavoro a tutti. Stavo scherzando, non si fanno Vai, aspetta, eccolo. Grazie, ciao a tutti, grazie di questa bellissima kermesse che avete organizzato. A proposito dell'INFN condivide, e a proposito di alcune battute che ha fatto il direttore generale sulle difficoltà che il legislatore a volte ci impone con norme eccetera eccetera. Ah, scusa, Marcello Tardiola, sezione di Torino, scusate, l'applauso non era richiesto. No, quello che volevo dire è bello questa idea dell'INFN condivide, e parafrasando quello che hai detto tu a proposito del legislatore, mi piacerebbe che i vertici dell'amministrazione centrale, nello spirito di condivisione del lavoro, partissero, facessero un percorso, diciamo,
al contrario, cioè dire vengono in amministrazione centrale e giustamente i dirigenti fanno le circolari in funzione delle norme che sono state emanate dal governo, dagli organi legislativi, ma come dici tu noi siamo diversi, cioè l'INFM è sempre stato, quindi la flessibilità che noi abbiamo messo nel lavoro è frutto anche, adesso qui faccio, è frutto anche del fatto che lavoriamo con i ricercatori, quindi la ricerca in qualche modo influenza il modo di lavorare anche nostro. Ovviamente dobbiamo stare sempre, come dico sempre io, nell'alveo della norma, non possiamo fare le cose illegittime, ma io sento forte questa necessità che i vertici, Simona, tu e tutti quanti, facessero dei giri per le sezioni, perché io ritengo che le sezioni, i laboratori, loro lo sanno perché, ma sono il vero centro operativo dell'INFN, della ricerca, quindi vedere come si lavora, vedere le dinamiche che si sviluppano in sezione e in laboratorio, che mi dispiace, non c'entrano nulla quasi con la sede centrale, quindi un avvicinamento forte della sede centrale alle sezioni e ai laboratori è necessario e anche urgente, perché le circolari che arrivano, che molte volte devo dire non rispecchiano del tutto la particolarità della realtà operativa, molte volte ci mettono, non dico in difficoltà, però insomma vediamo che manca questo contatto da parte dell'amministrazione centrale verso le sedi operative proprio, cioè dove si fa ricerca, quindi auspico questa condivisione, questa sempre più vicinanza, no? Tu che sei direttore generale, sei solo una volta a Torino, ti ringrazio anche a nome del mio direttore. Però è importante, ecco, fare questi giri perché inevitabilmente si tocca con mano la cosa. Ci sono tanti giovani qua che sono venuti a lavorare alla sede centrale che di fatto non conoscono la realtà, quindi è importante, diciamo, unire queste forze e unire queste conoscenze, importante. Ecco, volevo fare solo questa considerazione. Grazie. Ti ringrazio e è una considerazione che condivido, lo sapete, anche perché l'anno scorso io sono arrivato in un periodo particolare, no? Pieno Covid, non avevamo ancora i vaccini, quindi non si poteva veramente muovere. Più o meno a fine giugno, primi di luglio dell'anno scorso, quindi dopo che mi ero fatto comunque due dosi di vaccino, attualmente quelle si potevano fare, e tanti italiani se ne hanno fatti, ho cominciato a viaggiare per l'INFN. È un sentimento che io ho sentito forte, quello della volontà di partecipare, di conoscere meglio una realtà così complessa e articolata. Perché io provengo anche da realtà che hanno una sede centrale e delle sedi sul territorio, però era profondamente diverso il modello organizzativo, quella sede centrale e sede centrale, le sedi periferiche sono sedi periferiche. Mentre qui in realtà è un po' diverso, è una struttura con più teste, mentre nella struttura classica il centro è l'headquarter, la direzione generale, e il resto è un po' la periferia dell'impero. Grazie a Dio non è così l'INFN, questo mi fa molto piacere. Ovviamente però poi diventa più difficile l'integrazione, cioè la riuscire a, come posso dire, a far sì che delle indicazioni di ordine generale possano andare bene per tutti, perché poi nel corso del tempo scopriamo, e voi lo sapete meglio di me, che alcune attività amministrative in una sezione si fanno in un modo storicamente giusto o sbagliato, in un'altra si fa in un altro modo. Non è facilissimo riuscire a mantenere l'unitarietà della prassi con le specificità della singola sezione. Allora, sì, siamo tutti uniti, sì, però
Nando, ma io l'ho sempre fatta in un altro modo, perché devo farla così? Ma questa è la norma. Sì, però noi l'abbiamo fatto sempre in maniera diversa. Allora, devo dire che le circolari, no? Poi gli atti che dal centro vengono diffuse, tendenzialmente nascono sempre dal lavoro di gruppi di lavoro, in cui ci sono responsabili amministrativi, responsabili del personale, a seconda di strutture differenti. Quindi non sempre, cerchiamo sempre appunto di mettere a fattor comune quelle che sono le diverse esperienze per poi emanare dei documenti che siano in qualche modo possano andare bene per tutti. Non è sempre facile. Per quanto riguarda invece l'aspetto della vicinanza, anche proprio fisica, perché non girate? Io l'anno scorso abbiamo cominciato il mio primo giro, ho portato i colleghi, ovviamente è venuta Simona, è venuta Maria Assunta con me, siamo andati a Firenze e a Pisa, se non ricordo male, siamo venuti proprio qui da voi, con Attilio siamo andati a Milano, sia Statale che Bicocca, insomma, con Renato, adesso non mi ricordo dove siamo andati, a Torino, siamo stati con Ettore, insomma abbiamo cominciato a viaggiare. Diciamo che la situazione chiaramente non è che sia proprio tornata alla normalità. Io adesso ricomincerò a viaggiare settimana prossima, sono a Bari perché ci sono i festeggiamenti, allora colgo l'occasione, parto due giorni prima, vado lunedì a Lecce, dove già sono stato, quindi andiamo a Lecce con Attilio. Il giorno dopo andiamo a Bari, ma nella sezione, e poi finalmente il martedì sera, il mercoledì, si comincia l'attività, diciamo, istituzionale, pregiunta, giunta, consiglio direttivo, festeggiamenti. Quindi abbiamo ricominciato il percorso. Non è facile perché sono tante 26 strutture. E io vedo che 26 strutture richiedono almeno, tranne quelle più semplici di Roma, voglio dire, che sono facilmente raggiungibili, almeno un paio di giorni. Che vuol dire 50 giorni l'anno, perché io ovviamente ci sono sempre e poi di volta in volta mi porto i colleghi, quindi adesso ricominciamo, riprogrammeremo i viaggi per appunto stare tutti insieme, rivederci, riparlarci, capire se ci sono stati dei miglioramenti in senso lato, no? Cosa poter fare per migliorare ancora, per efficientare rispetto alla mia ultima venuta appunto nella struttura. È un percorso, però quello che tu chiedi è un percorso che purtroppo richiede proprio un po' di tempo, solo questo, ma è assolutamente forte dentro di me. Ma guarda, i colleghi con grande piacere vengono, quindi sono molto contenti di partecipare, quindi a breve ricominceremo questi incontri presso le strutture, perché è un momento fondamentale di condivisione, ma assolutamente non discuto su questo, siamo perfettamente d'accordo. Quindi, sì, prego, assolutamente, Diego. Condivido pienamente l'osservazione di Marcello. Se mi posso permettere, allora un giro l'avete già fatto, e sicuramente la vicinanza e la presenza nelle strutture è un momento importante, però non credo che sia onestamente necessario viaggiare in continuazione e andare periodicamente in tutte le strutture, cioè l'importante è lavorare insieme, cioè una volta che il giro l'hai fatto, perché credo che lavorare insieme vada sicuramente nella direzione in quello che proponi tu, Marcello, cioè che l'amministrazione centrale si cala nella realtà delle strutture e le capisce meglio, ma va anche nella direzione opposta, cioè chi lavora nelle strutture capisce il punto di vista dell'amministrazione centrale, che non sono due punti di vista in contrapposizione l'uno con l'altro, ma sono due punti di vista che si complementano necessariamente. Io questo lo posso testimoniare dal punto di vista di chi ha fatto prima il direttore e poi il membro di giunta, quindi ho visto prima il ricercatore, poi il direttore, poi il membro di giunta, e sono tre punti di vista complementari in cui tu vedi lo stesso problema nello stesso modo, in modi diversi, e capisci ogni volta qualcosa di più. Quindi credo che questa condivisione sia fondamentale, forse più che, se no potete creare le strutture, possono anche fisicamente venire in AC a lavorare, ma soprattutto per fare questo tipo di condivisione nelle due direzioni, mi pare proprio assolutamente imprescindibile. Su questo punto l'idea, credo che ci sia già un programma, no, avviato prima che arrivassi io, adesso non ricordo il titolo, in cui viene a lavorare con noi.
che subito la Fiori già si vede subito da lei, capito? Questa si ha capito come così è, subito, vieni da me, subito da lei, capito? Solo che io dentro là lavoriamo tutti da me in amministrazione. Vabbè. Fiori, che devo fare con te? Guarda, un disastro. E quindi vieni a lavorare con noi, è un programma che purtroppo è stato interrotto per via del Covid, chiaramente. A me piace molto, già l'avevo detto nei miei, insomma, nel mio peregrinare per le sezioni, piacerebbe molto. Mi rendo conto che non sia semplicissimo, perché chiaramente posso immaginare che magari abbia situazioni familiari, no, di figli piccoli e quant'altro, o questioni particolari. Penso, stare 6 mesi in amministrazione centrale potrebbe essere un problema. Però questa è una cosa, appunto, adesso Renato non c'è, ma è un argomento che io voglio riprendere. Come diceva appunto Diego, è chiaramente bionivoco il rapporto. Noi dobbiamo capire meglio chiaramente anche il modo di lavorare particolare delle strutture, però ricordiamoci sempre che tendenzialmente l'azione amministrativa è unica, non possiamo gestire lo stesso medesimo processo in maniera completamente diversa, cioè dobbiamo assolutamente trovare un'uniformità che ovviamente contemperi le diverse esigenze, che sono diverse, perché è un ente particolare. Assoluta, aiuta. Ci mancherebbe altro, certo. Diceva appunto giustamente Diego, e deve essere bionivoca, quindi ci capiamo, certo. Quindi questo è un progetto che già c'è, un programma che c'è, viene a lavorare con noi, adesso lo dobbiamo riattivare. Il problema è che il Covid, qualche problema, però si tratta di mobilità di 6 mesi, o adesso non mi ricordo, di un anno, magari possiamo anche provare a ridurlo, a fare programmi di 6 mesi, magari possono essere più appetibili, diciamo più di interesse, e potremmo cominciare con questo riprendere un discorso di scambio, perché poi quando i colleghi ovviamente tornano nelle loro strutture, oltre che noi ci siamo arricchiti perché abbiamo capito qualche cosa in più delle strutture, no? Del modo di funzionare, il collega si è arricchito ma ha capito anche magari certi processi logici della struttura centrale, che magari chiaramente non sono necessariamente visibili e recuperabili da una circolare. Però una cosa che voglio dire, tutte le circolari nascono da un lavoro di gruppi di lavoro di 8-10 persone, 2-3 persone dell'amministrazione centrale e poi sempre almeno 4-5-6 colleghi delle strutture sul territorio, proprio perché cerchiamo di cogliere tutte le sfumature. È chiaro, se siamo 26 non possiamo fare gruppi di lavoro di 26 più 3, 4, 30, perché a quel punto diventa qualche altra cosa, un gruppo di lavoro quando è di 7, 8 persone. Quindi ecco, chiaro che qualche nuance potremmo perderla, però dobbiamo ragionare in ottica di una tendenziale uniformità, cioè il medesimo attività va svolta nel medesimo modo, il medesimo processo va gestito nel medesimo modo, sia che sono i laboratori del sud, sia se sono i laboratori di Legnaro, sia se sono nella sezione di Perugia piuttosto che nella sezione di Pisa o alla Milano. Ecco, questo è fondamentale. Insomma, questo è un po' il ragionamento. Prego, Avvocato Fiore. Mamma mia, glielo porto io. Bisogna levarglielo il microfono. Allora, no, volevo dire due cose, ma mi ha rubato ovviamente le cose da dire. Allora, la prima, Marcello, è che stiamo sperimentando da qualche... tempo e sta funzionando benissimo, il coinvolgimento delle strutture dell'amministrazione centrale in un progetto comune che è quello dei gruppi di lavoro. Cioè si sceglie una tematica di particolare interesse e ci si lavora insieme, di modo che si arriva a un prodotto che è già condiviso, quindi non più la circolare calata dall'alto e dal centro, ma un prodotto che è il frutto di un ragionamento fatto di tante esperienze centro-periferia, che poi appunto viene anche più, come dire, facilmente adottato, perché non è nulla, diciamo, di nuovo, no? È qualcosa che già ci si aspetta, perché molti colleghi, avendo lavorato nei gruppi, possono già anticipare alle strutture, ai colleghi di struttura, ovviamente quello che arriverà. L'abbiamo sperimentato molto bene sui manuali delle procedure di gara, che stanno forse finalmente per uscire. Lo stiamo sperimentando sui modelli per le procedure di organizzazione di convegni, manifestazioni, modelli di gara sempre. Lo stiamo
L'abbiamo sperimentato sulla gestione dei seminari e convegni per tutta la questione fiscale, la gestione fiscale, e creeremo a breve, ve l'ho detto, un gruppo per la revisione del disciplinare sul patrimonio, sulla gestione del fondo economale. Insomma, abbiamo individuato una serie di settori in cui lavoreremo in questo modo, perché si sta lavorando benissimo. Ovviamente io ho già detto ai direttori che questo richiede un sacrificio anche ai direttori di struttura, perché lavorare in un gruppo significa dedicare del tempo che non può, ovviamente deve essere sottratto al lavoro in struttura. Però ho visto che i direttori ci stanno veramente dando molto, molto credito, e quindi secondo me funziona questa formula. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Sì. Esatto. E poi la seconda cosa che volevo dire, ma il direttore anche qui mi ha rubato la... è che avevamo sempre con un piccolo gruppo di lavoro che era formato da Tiziano, Paola, Fabri, me, c'era qualcun altro ma non mi ricordo chi, e Renato, ovviamente anche Renato, avevamo ormai quasi 2 anni fa realizzato un bando e un progetto per poter dare attuazione a un'idea che era nata all'interno di What Next TTA diverso tempo fa, che era quello di provare a sperimentare una condivisione di esperienze proprio in loco attraverso degli scambi centro-periferia, colleghi di periferia che vengono a lavorare in AC, su ambiti ovviamente specifici a seconda della preparazione e competenze, e colleghi dell'amministrazione centrale che vanno a lavorare in una periferia qualsiasi, per poter proprio toccare con mano quello che dicevi tu, l'esperienza, e vedere come si lavora in centro e come si lavora in periferia, metterci un po' nell'altro io, no? Andare proprio a vivere concretamente, perché è inutile dire... Un conto è raccontarsi le difficoltà che si incontra in periferia, o raccontarsi le difficoltà che noi abbiamo nel coordinare gli adempimenti e le scadenze. Un conto è viverle quotidianamente. Però questo Covid malefico ci ha impedito fino adesso di poterlo attivare. Okay. Sì, io volevo soltanto sottolineare che la mia... No, ovviamente non è una critica, anche se magari poteva essere, era un auspicio, una cosa fondamentale, anche in relazione del fatto che ho visto tantissime facce nuove che non conoscevo, ed è importante che i nuovi colleghi, i giovani, tocchino con mano, vadano a visitare i laboratori, anche le altre sezioni, anche la logistica è importante, perché io quando vado in sede centrale dice accidenti che sono belli questi uffici. Non ovunque possiamo dire così, perché insomma le realtà che sono state, si sono create, si sono sedimentate negli anni, hanno prodotto anche altre, altre collocazioni, altre posizioni, quindi è importante anche capire questa cosa. Quindi non era una critica, magari, se poi oggi pomeriggio se volete le critiche le facciamo, però insomma è un auspicio forte, insomma, siamo vicini, partivo dalla condivisione, condividiamo, quindi condividiamo la vita vissuta della ricerca. Grazie. No, ma l'abbiamo capito, Marcello, che non era una critica, no. Abbiamo condiviso la tua condivisione, per cui... E credo che ci sia in collegamento Renato, se ho capito bene. Ciao Renato, ciao. Buongiorno, un applauso a Renato, ragazzi, dai. Grazie per l'applauso. Renato non è fisicamente con noi, ma è qui con noi, ovviamente. Ma mi sentite? Sì, ti sentiamo perfettamente. Sì, volevo... Sì, in effetti l'intervento di Marcello non è certamente una critica, come è stato, penso, percepito da tutti nel modo corretto, cioè quello di dare un'indicazione per poter lavorare meglio. In effetti lui dice una cosa che secondo me è importante, all'interno delle strutture si fa ricerca, noi non facciamo ricerca in amministrazione centrale e quindi ci troviamo ad affrontare i problemi con delle prospettive diverse, ma fa parte proprio del gioco, è proprio strutturato in questo modo il lavoro, e quindi ci troviamo ad affrontare appunto le questioni da prospettive diverse, e questo ci porta a volte a vedere il problema in un modo diverso. D'altronde
ripeto, voi state a contatto con i ricercatori, quindi Marcello si troverà mille volte a parlare con il ricercatore che lo pressa per fare l'acquisto in un certo modo o per prendere un assegno di ricerca, no, con un tempo minore rispetto al tempo che è standard. Quindi capisco la difficoltà e la pressione che ha Marcello. Noi d'altra parte in amministrazione centrale abbiamo altri tipi di pressioni che arrivano dagli organi dell'istituto, che arrivano dall'esterno. Ci troviamo molto spesso a trattare con i ministeri su tante questioni che riguardano il lavoro che noi abbiamo, che facciamo. Quindi ci troviamo in posizioni diverse e proprio il progetto INFN Condivide nasce proprio da questa consapevolezza, cioè condividiamo le situazioni che noi viviamo, perché se noi capiamo meglio la problematica che ha Marcello e che hanno tutti i segretari amministrativi, i segretari di direzione nelle strutture, diamo un supporto migliore. Ma è anche vero, come ha sottolineato Diego, se ognuno presso le strutture capisce e condivide la difficoltà che noi abbiamo tutti i giorni, credo che queste distanze si avvicineranno e credo che sia la sfida dei prossimi mesi e del futuro, cioè quello di cercare di avvicinarci il più possibile e camminare insieme, perché noi abbiamo bisogno delle strutture, ma penso anche che le strutture abbiano bisogno di noi. Quindi lavorando insieme sicuramente riusciamo a portare a casa il risultato come abbiamo fatto finora, ma cercando di farlo sempre meglio. Grazie Renato. Faccio una piccola chiosa: i colleghi delle strutture hanno a che fare con i ricercatori, i direttori di ECI hanno a che fare con me, cioè poveracci, cioè, io direi che insomma, poverini, abbiate anche pietà di loro, no, sto scherzando, quindi è assolutamente quello che diceva Renato, concordo, è un camminare insieme, nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve pensare che si possa fare senza l'altra parte, è un tutt'uno assolutamente, lo diceva anche il Presidente questa mattina, è un tutt'uno, e anche altri colleghi che hanno parlato prima di me, è un tutt'uno l'INFN, quindi il concetto di amministrazione centrale, strutture periferiche, ricercatori, io onestamente non amo molto queste suddivisioni, che mi rendo conto che purtroppo sono nel retrocranio di... Io ho la fortuna di essere da poco tempo, quindi sono diciamo un po' più, come posso dire, sono meno abituato a questo modo di pensare. Però sarebbe importante provare a superarlo proprio mentalmente, cioè non c'è un centro, una periferia, un ricercatore, un tecnico, c'è un INFN che è articolato organizzativamente in un certo modo e poi ci sono vari profili, vari livelli, persone che si occupano di ricerca, persone che si occupano di amministrazione, che si occupano di attività tecniche, poi dove sono? Non è così importante la localizzazione, certo ci sono delle specificità, perché è chiaro, non avere contatto quotidiano con il ricercatore o averlo fa una differenza di quella che è poi la tua azione, no? Di come ti devi bilanciare, come ti devi comportare e come devi agire. Però penso che insomma, con tutte queste azioni, formazione, momenti di condivisione, viaggi con, verso le strutture, le strutture che vengono da noi, insomma abbiamo messo in moto un percorso che è quello di cercare di stare sempre più insieme e capirci vicendevolmente. Solo in questo modo, in una struttura così complessa, possiamo ottimizzare il nostro modo di lavorare, che non è banale, guardate, non è banale, è molto complesso l'INFN, molto molto complesso. Ciao Tiziano. Tiziano, ciao. Ferro, non il cantante, ma laboratorio di Frascati, va, la dico subito. Grande tanto... Tiziano! Torno un momento sul discorso di appartenenza. Io ho girato un po' l'INFN, ma quello che da amministrativo, ovviamente quando acquistiamo un pezzo, non è un pezzo che va a finire su un esperimento della propria struttura, ma viene condiviso con... va a finire sulla stazione spaziale, va a finire al CERN, in qualsiasi parte del mondo o in Italia. Quindi questo è il risultato positivo di una singola struttura, di un singolo amministrativo, è il risultato positivo dei colleghi che fanno parte sia dell'INFN che di altri enti. Questo negli anni mi ha portato anche ad una considerazione che qualcuno farà ridere, però io ritengo che col mio lavoro ho contribuito al premio Nobel di Rubbia.
ho contribuito al premio Nobel degli LHC a Virgo, ho subito l'ingiustizia che ha subito Nicola Gabibbo, nel senso, questo significa anche far parte dell'ente, cioè il nostro lavoro, il lavoro positivo, il mazzo che ci facciamo giorno per giorno è poi il risultato che ottiene il gruppo di lavoro, il tecnico, il ricercatore e il grande fisico, e il risultato che ottiene gli NFN in tutto il mondo, cioè, perché se la stima che ha ricevuto gli NFN nel mondo è proprio anche grazie al nostro lavoro, perché se noi facessimo, parola brutta, il tipico dipendente pubblico che non ha voglia di fare niente, o applicassimo la pura burocrazia che noi amministrativi conosciamo, ma io ricordo una cosa bellissima sul sito della sezione di Roma 1 tanti anni fa, dove hanno chiaramente scritto che se dovessimo applicare tutti i controlli che la legge ci impone per acquistare una matita ci vogliono 6 mesi. Nessuno di noi acquista una matita in 6 mesi. Però è questo, quindi ci arrampichiamo sugli specchi per aiutare i nostri tecnici, i nostri fisici e i risultati degli NFN camminando sempre lì, a volte facendo finta di non sentire quello che ci dice l'amministrazione centrale, ascoltando poco poco quello che ci dice il fisico, il direttore che ci abbiamo lì sul collo, però questo è il nostro lavoro, la nostra importanza. Poi ovviamente scariamo a C, mi dice questo, il direttore dice quell'altro, io da struttura che non è amministrazione centrale credo di, insieme a tutti i miei colleghi, di dare un ottimo risultato al nostro laboratorio, ma poi alla fine a tutto gli NFN, quindi questo è il senso d'appartenenza. Cioè, ho ottenuto dei Nobel, fa ridere o no, ma ho ottenuto dei Nobel, ho avuto la fortuna nella mia carriera di conoscere dei premi Nobel, di essere presente quando Toft ha ricevuto l'informazione che aveva ricevuto il Nobel, però questa è l'appartenenza nel nostro ente. I primi tempi che sono andato a Bologna c'è stato un professore che ha coinvolto l'amministrazione perché festeggiavano, perché un piccolo risultato di un loro esperimento era finito sulla stazione spaziale e ha fatto un piccolo rinfresco e ha riconosciuto il lavoro dell'amministrazione. Magari non è dappertutto così, ci sono fisici che non ci considerano e che rompono solo, però questo è anche nella vita quotidiana. Prendiamo il meglio e facciamo parte degli NFN e tanti risultati li otteniamo in continuazione. Grazie Tiziano. Io nel mio intervento avevo fatto l'esempio del Perseverance di 6 mesi fa, no? Che avevo scoperto che i laboratori di Frascati avevano elaborato che un sensore che è andato appunto, era stato poi montato sul Perseverance e credo poi paracadutato su Marte, se non ricordo male. E io vi ho detto wow, è come se l'avessi fatto io, pur ovviamente non avendo partecipato in prima persona. Me ne sono appropriato, no? Come dici tu. Mi ha fatto ridere quando è stato assegnato il premio Nobel del 2021, mi hanno telefonato delle persone come se l'avessi vinto io, ho detto guardate, non c'è niente di più lontano da un premio Nobel da un fisico di me, lo sapete, cioè sì però tu fai parte degli NFN, ah, complimenti, vuol dire che hai lavorato bene, quindi in realtà io lo sento, mi sento di far parte come tutti voi, ma veniamo anche percepiti, però in realtà come io sono direttore generale, chi mi ha chiamato sapeva esattamente che di fisica io insomma purtroppo ero rimasto alla quinto liceo e anche male l'ultima volta che ho letto qualche cosa di fisica, però ecco devo dire veniamo percepiti in questo senso, questo è importante, no? È importante, io condivido con te che gli NFN, quindi ognuno di voi ha vinto un premio Nobel, più premi Nobel, ha partecipato a esperimenti importanti. Perché il famoso centimetro, no? Ognuno ha messo il proprio centimetro, alla fine si è costruito un percorso che ha portato a grandi esperimenti, ha portato a premi Nobel. Potrei fare l'esempio della squadra di pallone, no? Poi c'è il finalizzatore, no? Il numero 9 che segna, ma tutta la squadra deve costruire, bisogna difendere, bisogna costruire poi il gioco, e bisogna mettere il centravanti in la palla giusta per finalizzare, no? Il finalizzatore, possiamo essere migliaia di finalizzatori e questo è il nostro ruolo, io sono assolutamente contento del mio ruolo, non tanto a direttore generale, sia chiaro, e ciò che faccio concretamente, no? Aiuto gli NFN, aiuto
Marco Pallavicini, aiuto Diego Bettoni, aiuto i colleghi a far sì che loro possano rendermi ancora più orgoglioso, perché magari ET arriverà in Italia, perché Darkside finalmente si completa ed è un progetto strategico. Questo è l'orgoglio che ho, pur sapendo che io non sono un fisico, ripeto, nulla di più lontano di me da un fisico. Io proprio alzo le mani, però sono orgoglioso, sono contentissimo, il senso di appartenenza, ripeto, sono 20 mesi che sto qua, ci sono veramente l'ultimo arrivato, insomma. Quindi siamo orgogliosi, siate orgogliosi di far parte degli NFN. Questo non vuol dire che va sempre tutto bene, attenzione. Però è come dice Tiziano, lui è il suo lavoro della sua squadra, del suo team e di chi è venuto prima di lui, e di chi sta accanto a lui, ha contribuito al raggiungimento di questi grandi risultati. Non mi sembra proprio poco, insomma, quanti possono vantare di avere dei premi Nobel, di lavorare in un istituto in cui ci sono più premi Nobel? Di mangiare a mensa col premio Nobel, voglio dire. Quindi, insomma, noi lo diamo un po' per scontato, perdonatemi, ogni tanto si danno per scontate certe cose. Pensa ai colleghi che stanno in laboratorio, vedo i colleghi del Gran Sasso. Ragazzi, quella è un'icona il Gran Sasso. Io vi dico solo che sono stato nominato DG, mi ha chiamato mia madre, la prima cosa che mi ha detto: quando mi porti al Gran Sasso a vedere il laboratorio? Dico: mamma, facciamo subito italiani. Cioè mia madre... Mi piacciono i rosticini. Dico, insomma, dai, non esageriamo adesso. Quindi, per il collega che lavora al Gran Sasso è la normalità, ma è un luogo veramente iconico, cioè il Gran Sasso. Cioè, la prima cosa che mi dicono: ma il Gran Sasso? Dico sì, di NFN è Gran Sasso. Per dire, no? A volte diamo per scontati, non diamo per scontato. Siamo contenti, orgogliosi, cerchiamo di rendere, tenerlo sempre vivo questo fuoco che abbiamo dentro, la passione, avevo parlato anche all'inizio di passione, no? E per noi è un po' più difficile, mi rendo conto, per noi amministrativi, no? Il ricercatore, la passione, no? Scoprire, no? La particella, il bosone di Higgs, scoprire, non lo so, altre, il decadimento doppio beta, spero di non dire delle sciocchezze atomiche. E noi, che è un po' più difficile avere, non abbiamo obiettivi così alti, però se ognuno si pone degli obiettivi, no? Che può essere di redigere un buon accordo col Cineca, che poi ci consente di avere di poter utilizzare dei computer veloci, che ci consentono di elaborare i dati, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ognuno di noi contribuisce, non sempre contribuiamo a tutto il processo, ognuno di noi contribuisce al famoso centimetro, più un centimetro, più un centimetro, è il lavoro di tutti. Quindi questo è... Insomma, ma lo stesso ricercatore premio Nobel ha avuto qualcuno che gli ha comprato quei macchinari, e ci sono dei processi amministrativi dietro, lui non li vede, stanno dietro, così come magari noi non ci rendiamo conto subito dell'output della nostra, se non appunto ho comprato, sì, abbiamo comprato un criostato, poi finisce lì, bene, quasi mitologico per me, ovviamente. Poi scopriamo che grazie a quello, dopo 5 anni, qualcuno ha fatto gli esperimenti, ha scoperto delle cose e ci si vince un premio Nobel. Abbiamo un po' un orizzonte temporale diverso, no? Il famoso orizzonte temporale del ricercatore è quello nostro. Noi abbiamo la procedura che entro 30 giorni, entro 45 giorni, entro 60 giorni dobbiamo chiudere. E poi comincia il loro lavoro, che magari dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni dà dei risultati. Ma in realtà è partito con un'attività amministrativa, pensateci. Non sto dicendo una cosa... che non attiene alla realtà, è così. Certo, ci sono anche le teorie scientifiche dietro, ci mancherebbe, ma sono due processi che vanno in parallelo, da una parte l'elaborazione delle grandi teorie scientifiche, pensare come fare una grande infrastruttura, e poi c'è qualcuno che la deve realizzare amministrativamente parlando, e quindi gli acquisti, il personale, beni, servizi, lavori, eccetera, eccetera, eccetera. Attività di supporto alla ricerca, insomma, amministrativa, insomma, non soltanto scientifica in senso stretto. Quindi è un ruolo molto importante, di cui ribadisco, questo presidente e questa giunta hanno assolutamente una grandissima sensibilità, e c'è un piano importante di rafforzamento sia in termini appunto di formazione, ma anche di rafforzamento generale in termini di risorse umane da inserire all'interno degli NFN, proprio perché ci si rende conto di quanto sia importante. Parlo di amministrativi, ovviamente, oltre alla parte scientifica,
tecnologica, che ovviamente è un po' più visibile, come dire. Quindi mi permetto appunto di rappresentarvi questo, il piacere e il privilegio di sentire appunto di partecipare alle pregiunte, della giunta esecutiva, e questo è un argomento di grandissima attualità, quindi su cui insomma vi voglio veramente tranquillizzare, c'è un grandissimo impegno da parte del Presidente, ma di tutta la giunta, nessuno escluso, anzi. Quindi il futuro sarà impegnativo, attenzione, molto impegnativo, però è un futuro secondo me su cui possiamo veramente contare, sarà un futuro roseo. Prego. Salve, sono Isabella Panico della sezione di Perugia, piccola e nera, nel senso che è una sezione medio piccola. Io sono tanti anni che sto agli NFN e per proseguire il discorso che è stato fatto relativamente alla condivisione posso affermare che rispetto anche alle università dentro le quali lavoriamo ormai da decenni con un confronto diretto sull'applicabilità delle norme, sulla velocità delle procedure, noi siamo sempre stati efficienti. Fernando Pacciani diceva che eravamo un'eccellenza, perché devo dire che in questo ente non ci sono amministrativi burocrati, non lo siamo mai stati, il nostro obiettivo era far funzionare le cose, farle funzionare velocemente, rispettare tutte le adempienze normative, perché nel corso degli anni, io che appartengo a una generazione ormai passata, mi sono resa conto che la parte burocratica è diventata pesantissima e quindi si sono decuplicate le adempienze. Fare le cose in fretta, farle bene, è veramente un salto a ostacoli. Una volta si chiedevano 3 preventivi e poi si aggiudicava. Ora ci sono una marea di adempienze anche per 300-200 euro di acquisti, il che ci ha complicato ovviamente la vita, ma siamo sempre lì sul pezzo, pronti, disponibili. Formazione, perché l'ente investe molto sulla formazione, io devo dire che ne ho avuta quanta ne ho voluta, ecco. È diverso poterla fare sempre, perché poi se uno è pressato da scadenze e da mansioni non semplici, non banali, non è neanche facilmente conciliabile con un approfondimento della propria formazione professionale. Ma la volontà c'è, io credo che il 90%, poi vedo, come diceva Tiziano, tante facce giovani, Marcello, che è un buon segno nell'ente, perché noi siamo stanchi, abbiamo bisogno, noi vecchietti, di essere un po' supportati. Parlo per me, Marcello, scusami. Quindi abbiamo dimostrato in 2 anni di Covid che non c'è stata una sola scadenza, una sola adempienza che non sia stata rispettata. E quindi abbiamo bisogno della vostra fiducia, che sia confermata, perché in smart working, in telelavoro, chiunque ha lavorato seriamente, non c'è stato nulla che ha funzionato più lentamente o peggio di come funzionava in presenza, quindi io penso che l'ente possa anche ricompensarci con un'apertura in questo senso, che faciliterebbe moltissimo anche la collaborazione con il centro. Io ho conosciuto le nuove persone, ho avuto occasione di lavorare con alcune ed è un'esperienza costruttiva, positiva, perché come diceva poco fa lei, lo scambio delle esperienze comporta una condivisione anche delle adempienze che ha la controparte, perché noi delle periferie tendiamo a considerare il centro un po' una controparte, perché ci chiede delle cose che a noi costa fatica farle, mentre capire che anche loro sono pressati da scadenze, adempienze, limiti procedurali, aiuta un po' a mettere insieme tutti i pezzi. Quindi ben venga il gruppo di lavoro, ben venga questo interscambio, nel mio caso sarebbe impossibile magari fisicamente, però se in smart working, telelavoro si può fare, è una cosa estremamente facile anche da realizzare. Ovviamente ci vuole la collaborazione dei direttori, perché la nostra giornata in smart work spesso è di 10 ore, non è di 7,5-8, ma bisogna sottrarre del tempo comunque a quello che già si fa per la sezione, è ovvio che c'è qualche minimo sacrificio, non sempre si può fare questo come ho cercato di fare
nel tempo libero o la sera dopo cena, perché abbiamo tutti una vita che dovremmo seguitare a rendere conciliabile con il lavoro. Cioè, se l'INFN condivide anche questi problemi familiari, personali, del personale, otterrà riconoscenza e molta più dedizione. Ecco, io perlomeno mi sento di farmi promotrice di questa nuova generazione, di questo nuovo modo di lavorare, ecco, una new generation anche nelle modalità. Per quanto riguarda gli NFN, è sempre stato un ente molto grande, glorioso, un'eccellenza, se pensiamo al fatto che si investe molto ancora sulla ricerca e non solo sul personale. Devo dire che qualcosina in più l'amministrativo magari avrebbe gradito, perché stiamo notando che c'è un cambio di direzione, una sensibilità maggiore, però l'amministrativo non è il colui che ti crea un ostacolo, una seccatura nella realizzazione di quello che vuole il ricercatore. Ma il ricercatore deve capire che anche noi abbiamo dei paletti, che non c'è la massima elasticità, quello che lui vorrebbe tutto e subito, e quindi bisogna conciliare i due aspetti. Quindi un po' di riconoscenza, anche se siamo dei rompiscatole, tra virgolette, credo che sia dovuta, anche perché il carico che ci aspetta di lavoro secondo me sarà molto grande, questo me lo auguro per gli NFN, ovviamente per tutti noi, perché si possa crescere, ma le adempienze del PNRR non saranno banali. Non so quante risorse saranno dedicate al personale amministrativo, da quello che so sono più che altro manageriali le posizioni che sono previste, però avremo bisogno anche di manovalanza, insomma di gente che poi faccia il lavoro bruto amministrativo, ecco. Grazie. Grazie. Grazie Isabella per questo intervento. Allora, prima di tutto volevo confermare, casomai ce ne fosse bisogno, quello che hai detto nella prima parte dell'intervento, cioè l'assoluta dedizione ed efficienza delle persone che sono in questa stanza e di quelli che sono collegati in remoto. E un esempio è proprio come ha funzionato gli NFN durante il periodo di lockdown. L'ha detto il Presidente, lo ribadisco, cioè non solo non si è fermata l'attività, non abbiamo chiuso i laboratori, ma quando tutti noi abbiamo lavorato da casa, quando tutti voi avete lavorato da casa, non c'è stata una procedura d'acquisto che si è fermata, che si è rallentata. Noi in giunta abbiamo visto sostanzialmente lo stesso flusso di delibere, e questo è dovuto a voi e al lavoro che avete fatto in smart working. Quindi su questo lo certifico, lo confermo, e anzi penso che sia questo forse il momento anche per ringraziare il personale che da casa, tra l'altro in una modalità di lavoro completamente nuova, perché noi ricercatori siamo abituati a lavorare un pochino dappertutto, no? Ci basta un laptop e molte delle cose le possiamo fare, ma per chi lavora in amministrazione e tra l'altro abituato a lavorare in gruppo e invece dovendo lavorare da soli a casa, quindi di questo veramente in NFN vi è sicuramente molto grati. Poi sulla seconda parte del discorso, allora sulla valorizzazione delle professionalità facciamo, credo, tutto quello che che nelle nostre capacità, date le attuali rigidità contrattuali, adesso andiamo proprio sul vile denaro, lì più di tanto non si può fare, perché purtroppo la carriera dell'amministrativo è ingabbiata in una sequenza di carriera che non è particolarmente valorizzante per gli amministrativi. Io credo che tutto quello che possiamo fare l'abbiamo fatto, però se ci sono suggerimenti per migliorare siamo sicuramente, Nando, sia come amministrazione che come giunta, aperti ad accoglierli. È molto importante l'ultima parte del tuo discorso sulla condivisione degli obiettivi con i ricercatori, praticamente i ricercatori, e diciamo qui si inserisce un pochino, l'ho detto in fretta nel mio breve intervento, quando parlavo di formazione come cambiamento culturale. Forse questi momenti di condivisione andrebbero poi fatti anche con le altre comunità. È chiaro che il punto di partenza sine qua non è che questa comunità sia una comunità compatta e solida e coesa, quindi credo che comunque un evento come questo sia il punto di partenza, però poi è chiaro che
la condivisione va fatta con chi ci chiede i nostri servizi, ed è un cambiamento però culturale, secondo me, che deriva dal confronto, dal capire le reciproche necessità, che deve cambiare poi l'atteggiamento, appunto, di chi sta dall'altra parte. Grazie Diego. La fame si fa sentire, ho capito, dice vabbè, ma bella boiserie, bello qua, ma andiamo a pranzo, mi pare di capire, no, sto scherzando. Prego. Ciao. Scusi, intanto che porto il microfono. Intanto che arriva il microfono aggiungo un pezzo che, come sapete, c'è in ballo il rinnovo contrattuale, e il management degli NFN è impegnato in prima persona nel tentativo di migliorare le carriere dei quarti ottavi e anche di alzarne i livelli stipendiali, quindi questo, scusate, mi sono dimenticato di nominarlo perché non è una cosa su cui sto lavorando direttamente io, ma giustamente è bene che sappiate che dietro le quinte l'ente lavora con chi poi dovrà firmare, perché sapete che noi non abbiamo una voce diretta nel rinnovo del contratto, i contratti vengono rinnovati da Aran da una parte e dai sindacati dall'altra, vengono sottoscritti, ma l'istituto si sta facendo, mettendo in campo delle azioni concrete per cercare di migliorare, appunto, le condizioni contrattuali del personale quarto ottavo in particolare. Sono Giovanni Moschin di Padova e volevo solo fare un'osservazione a margine di questi interventi dei colleghi. E anch'io confermo insomma, nei 25 a 27 anni che sono qui che sì, scusate, no, volevo dire che confermo appunto due aspetti, quello dell'appartenenza da una parte e quello dell'avanguardia, secondo me, dell'ente anche nel nostro aspetto, diciamo, amministrativo. Io, per modo di dire, penso che per come mi posso confrontare con i miei amici e colleghi, ma non ho mai trovato colleghi che diciamo abbiano partecipato ai corsi di formazione a cui ho partecipato io. La disponibilità dell'ente da questo punto di vista è sempre stata molto ampia, ecco, e la confermo. Detto questo, proprio perché credo che il senso di appartenenza, credo che qui lo abbiano dimostrato tutti e voi lo confermiate, e una sola nota. Quest'anno è stato introdotto il sistema della valutazione delle performance. Io sono vecchio e penso che magari faccio fatica ad adattarmi, non lo so. Però per quello che è la mia esperienza, io spero che l'ente e la dirigenza tenga conto di quello che il personale ha dato sempre in questi anni, e mi aspetto che questo sistema e che l'ente faccia il possibile perché questo sistema non diventi un elemento di divisione o abbia un aspetto, diciamo, più negativo che positivo. Nel doverlo fare, siamo tutti d'accordo che va fatto, quello che l'ente si è adeguato, però insomma vorrei sottolineare questo aspetto, insomma cerchiamo di usarlo in maniera positiva, ecco. Io lascio allora a Marco, perché ovviamente è la persona più competente, almeno sicuramente più di me, per parlare del sistema delle performance, visto che lo ha seguito insieme al gruppo di lavoro, Chiara Meroni e i colleghi delle risorse umane. Vorrei veramente fugare qualunque dubbio sull'utilizzo del sistema delle performance a fini diversi o a fini, non lo so, negativi, diciamo, in maniera negativa. Assolutamente non è questo
l'interesse dell'ente, anche perché, come hanno più volte ricordato i colleghi, questo è un ente veramente di eccellenza. Dobbiamo, è un adempimento normativo a cui siamo obbligati. Se leggete sono uscite pochi giorni fa dalla funzione pubblica, ha emanato le linee guida per il rinnovo del contratto collettivo nazionale quadro 18-21, leggerete che c'è una parte molto importante un richiamo molto forte alla quella che mi è chiamata la Brunetta, no? La 150 del 2009, se non ricordo male l'articolo 23. Ma devo dire che fino adesso l'ente, penso che insomma ognuno di voi se ne sia accorto, non ha cercato di interpretare nel modo migliore quella normativa. Quindi lascio la parola a Marco, quindi veramente mi sentirei molto tranquillo. Io ho cominciato a 28 anni, la prima cosa che mi hanno dato è una scheda di valutazione, quindi per me è normale, personale, no, niente, personale. Ho cominciato così, grazie. E sono ancora vivo. Allora, come detto, come è noto, l'INFN ha funzionato e sta continuando a funzionare ottimamente anche senza bisogno di questa obbligo che proviene dalla normativa. Siamo contenti di come abbiamo lavorato sinora e siamo sicuri che continueremo a lavorare bene a supporto delle finalità dell'istituto anche in futuro. Abbiamo questo adempimento da completare. Allora, è stato subito chiaro all'interno del gruppo di lavoro e soprattutto anche in base a ciò che dalla giunta ci veniva come indicazione, che dovevamo fare l'esercizio che avesse il minor impatto possibile sul personale. Purtroppo però un impatto ce l'ha, non fosse soltanto per il tempo che porta via compilare schede, firmare, discutere. Allora è difficile proporre subito un sistema che sia adeguato all'INFN. Quello che si sa da chi magari un sistema di valutazione della performance ha messo in atto da più anni rispetto a quello che abbiamo fatto noi, quello che si sa è che per arrivare ad adattare un proprio sistema di misurazione e valutazione della performance alle proprie caratteristiche prende un tempo lungo, dove lungo vuol dire qualcosa che va tra i 3 e i 5 anni. E solo dopo questo periodo forse il meccanismo diventa utile e produttivo. E noi siamo appena al secondo anno, quindi siamo proprio alle elementari del fare queste cose. Abbiamo cercato di fare un sistema che fosse, diciamo così, verso una non penalizzazione di nessuno e chiaramente ci sono stati confronti tra colleghi e questo purtroppo è inevitabile, ci sono state forse diversità di conduzione di ciò che è previsto nel nostro sistema di misurazione e valutazione della performance e nel primo anno era, diciamo così, diciamo tra virgolette messo a preventivo. Vediamo via via con gli anni che ci stanno davanti di migliorare lo strumento, renderlo meno impattante e possibilmente cercare di ricavare da questo obbligo un'utilità per tutti. Abbiamo sentito qua parlare di condivisione degli obiettivi con la parte di ricerca, da parte degli amministrativi, analogamente da parte dei tecnici. Questo forse apre a un cambiamento nel modo di gestire le competenze, le conoscenze dell'istituto, che chiede un cambiamento anche, diciamo così, fondamentale nel nostro modo di pensare al lavoro. Lo è stato andare a lavorare smart working, dove ognuno di noi, nel pensare la propria attività a casa, ha dovuto associare la propria attività non a un tempo, ma a fornire un prodotto, chiamiamolo così, del proprio lavoro.
Ecco, probabilmente questo sarà un processo che sarà inevitabile, che andrà avanti anche nei prossimi anni, e forse sarà anche utile per proiettare gli NFN in un contesto, diciamo, amministrativo, gestionale e più moderno, chiamiamolo così. E forse aiuterebbe anche, può darsi che aiuti anche, in un contatto diretto tra la parte amministrativa, la parte tecnica e la parte di ricerca. L'altro aspetto che viene fuori da quanto ha detto Ranando è che il processo è irreversibile. Cioè, noi dal 2009 abbiamo fatto valutazione della performance, diciamo così, non proprio aderente alla normativa, abbiamo ritardato il più possibile l'applicazione della valutazione della performance a tutto il personale, ma siamo arrivati a un punto nel quale ci hanno messo un out-out. Ci hanno detto o lo fate o ci sono problemi nella conduzione dell'istituto, e non l'abbiamo dovuto fare. Quello che appare è che il meccanismo continuerà ad avere un peso sempre maggiore nella normativa futura. Questa è l'impressione che ne ricaviamo. Non siamo noi promotori di questo peso della performance, è il legislatore che lo fa. Allora, di fronte a un obbligo di questo tipo, l'istituto si è posto nella condizione di dire: cerchiamo di imparare nei tempi che vi ho detto a utilizzare questo strumento non come un mero adempimento che ci dice io l'ho fatto, ho messo un tick nella lista delle cose da fare e poi chi se ne frega, ma cerchiamo di farlo in un modo che possa portare a riconoscimento, a un'utilità generale per l'istituto, e vediamo se ce la facciamo, vediamo se riusciamo nel tempo a rendere questo strumento utile per gli NFN, possibilmente non di impatto negativo per tutto l'istituto e soprattutto non di impatto negativo per i rapporti tra i colleghi. Questo è l'ultimo delle avverse effetti che vorremmo producesse. Nando, posso aggiungere una cosa? Certo. A proposito di NFN condivide, voglio condividere che ieri ho avuto una telefonata di circa 40 minuti con la funzione pubblica, perché noi abbiamo inviato l'ipotesi del contratto integrativo quarto ottavo anno 2018. E ieri mi hanno chiamato per dire: ma non vediamo qui come avete applicato la performance. E quindi è stata una telefonata di 40 minuti durante la quale ho cercato di spiegare come l'abbiamo implementato dal 2021 in poi, perché prima non c'era. Forse alla fine in qualche modo ne veniamo fuori, però vi assicuro che è un problema serio il fatto che nel 18, 19 e nel 20 noi la performance individuale di fatto non è stata implementata secondo normativa, e quindi dovremo continuare a combattere con soprattutto la funzione pubblica per riuscire ad avere la certificazione per gli anni 18, 19 e 20, perché poi dal 21 l'abbiamo implementata, nel 21 un po' così così, nel 22 meglio, ma devo dire che dal 21 diciamo ci troveremo in una situazione di regolarità. Per il 18, 19 e 20, per quindi per queste tre annualità, dovremo combattere per riuscire ad ottenere la certificazione di queste tre annualità. Quindi questo comporta che, riuscendo a superare questo problema, riusciremo a distribuire sia la premialità assegnata alla performance individuale e quella organizzativa, ma soprattutto tutti gli avanzi che avremo dei rispettivi fondi, e quindi parliamo di soldi, tanti soldi, quindi una distribuzione importante. Quindi quello che diceva Marco è vero, cioè se noi non riusciamo a fare questa cosa, o meglio adesso ci siamo riusciti e cercheremo sempre di farlo in modo, diciamo, meglio, ma per gli anni 18, 19 e 20 resterà comunque un problema il fatto che noi non l'abbiamo fatto tutto questo. Volevo soltanto aggiungere una cosa, ma una considerazione di ordine generale. Dicevo che io nel 98 ho cominciato a lavorare, pochi mesi dopo, ho cominciato a settembre, pochi mesi dopo, che ad ottobre mi hanno dato una scheda, ero un file Excel,
cioè, i miei obiettivi individuali per l'anno dopo, neanche ero arrivato, ancora devo capire che cosa stessi facendo. Sono sopravvissuto, sono passati 24 anni, oggi sono direttore generale e ho una scheda organizzativa individuale di comportamento. Vengo valutato dal presidente Zoccoli e voglio dire, non so come dirvi, non guardiamo soltanto l'aspetto economico, che capisco che poi no, è l'outcome del che tendenzialmente si guarda, guardiamo anche come una sorta di indicazioni per indirizzare il nostro agire, soprattutto quando si è più giovani. Io ormai sono anziano, dopo 25 anni più o meno vado a occhio, che cosa devo fare più o meno lo so, quali sono i comportamenti che si attende il presidente e la giunta, tendenzialmente li scriviamo ma li so a memoria, e quelli che sono gli obiettivi, anche perché la maggior parte li ho proposti io, dobbiamo fare questo, quindi li conosco, ma già soprattutto per chi è più giovane, no? Che non conosce l'ente, non capisce, magari pone la sua attenzione su alcune attività e poi magari scopre che invece il suo responsabile se ne attende altre, no? Perché poi non sempre gli obiettivi individuali coincidono con gli obiettivi di una struttura o addirittura dell'ente, spesso noi non li vediamo, no? Soprattutto quando si comincia l'obiettivo dell'ente rimane un po' sfocato, ci muoviamo con obiettivi diciamo no, più piccoli, anche a più corto possibilità di raggiungimento in termini temporali, quindi è importante per dare un'indicazione di quello che si aspetta l'ente che tu faccia, quindi il tuo apporto all'attività, per cui la somma delle singole attività poi consentono all'ente di raggiungere l'obiettivo, perché sennò capita che non gli obiettivi individuali potrebbero divergere rispetto a quello che è l'obiettivo della struttura, unità organizzativa, del servizio, della direzione dell'ente nel suo complesso. Questo viene visto un po' come una sorta di Google Map che ci dà l'indicazione che ogni tanto guardiamo, cerchiamo di capire, anche i comportamenti attesi sono importanti, no? Tendenzialmente cambiano. Quando si è più giovani tendenzialmente alla compliance, rispetto, i documenti devono essere dati in maniera corretta, quindi c'è da attendere un certo tipo di obiettivi e di comportamento anche. Quando poi cresci, ci si aspetta anche più proattività, ci si aspetta che tu dia qualche indicazione, sia tu che promuovi l'obiettivo, non che diventi attivo, diventi proattivo e non sei soltanto soggetto passivo. Quindi io in questi termini ho sempre letto le performance, quindi come una guida. Non ho mai avuto grandi problemi e devo dire che i rapporti con i miei responsabili sono sempre stati, anche quando non sono stato d'accordo con la valutazione che mi era stata data, perché ho avuto anch'io un momento che non sono d'accordo, pensavo di meritare, nei nostri sistemi c'era addirittura se era fino a 120 si poteva arrivare, io ritenevo di essere 120 su 4-5 obiettivi, chiaramente ero più giovane, magari li meritavo anche, ma li meritavano anche tanti altri colleghi, poi c'è un bilanciamento di ordine generale, è chiaro, no? Che poi ragazzi, il problema qual è? Che se siete tutti perfetti, se siete tutti bravi, è un problema, non so come, e qui siete tutti bravi, bisogna trovare un equilibrio. E allora immaginate una società di consulenza privata, no? Dove cioè, tutti col coltello in mezzo ai denti a guardarsi in cagnesco quanto guadagna di più, ognuno ha uno stipendio diverso, completamente diverso il trattamento, perché non sempre è chiaro, mentre qui bene o male si sa che se entro come CAM di settimo quello è lo stipendio base, poi c'è il salario accessorio che è uguale. Noi non sapevamo, poi chiaramente si sapevano più o meno, ah ma te il variabile, mi hanno dato 3, a me hanno dato 7, e tu cercavi di capire perché, per come, eppure come vedete sono vivo, sono vegeto, più o meno ancora me la cavo, insomma. Non abbiamo paura, leggiamolo in questo senso, non è uno strumento per punire qualcuno, è uno strumento per indicarci soprattutto a chi è magari più giovane che cosa ci si aspetta, ecco, vediamolo come una sorta di Google Map che ci indica la strada, che è quella che ovviamente il responsabile, che ha condiviso col suo responsabile, che ha condiviso fino al presidente, alla giunta, che poi sono gli organi che in qualche modo danno l'indirizzo complessivo all'ente. Quindi in questo senso, ecco, sarei molto tranquillo. Poi io ho visto come viene gestito, come lo gestiamo noi, con una grande attenzione, non c'è nessuna volontà di utilizzare lo strumento per punire qualcuno. Devo essere sincero, mi sentirei molto sereno
quindi con grandissima tranquillità, cioè i responsabili sono assolutamente persone con cui si può parlare tranquillamente. Non succede nulla se una volta un obiettivo non lo si raggiunge al 100%. Attenzione, anche da un errore, no? Può nascere un'opportunità. Ripeto, io a volte non mi sono trovato d'accordo su alcune valutazioni, a posteriori le ho rilette in maniera diversa, quindi io, no, riunire dei puntini che lì per lì non avevo compreso e l'ho capito dopo. Questo è, insomma, quindi sul sistema di performance sarei molto molto più sereno, ecco, non è uno spauracchio. Purtroppo la funzione pubblica su questo argomento non ha dato possibilità di deroga e, come ricordava Renato, qualche problemino potremmo averlo per gli anni 18, 19 e 20, ma insomma ormai ci siamo rimessi in carreggiata. Devo dire, il lavoro che Marco e e tutto il gruppo stanno facendo mi sembra veramente di altissimo profilo, quindi veramente grande tranquillità su questo argomento. Guarda che non mandi a pranzo i colleghi, io te lo dico, finisce male qua, qua io vedo alcuni colleghi in prima fila con l'occhio che già... Cioè, 3 secondi sì. A proposito dell'impatto che diceva Marco Grassi sul personale, che un po' ovviamente c'era l'impatto, da parte mia, diciamo, si potrebbe contemperare quest'onere da parte del responsabile e il rapporto uno a uno con il collaboratore, per renderlo meno, con una valutazione che, ad esempio, io li chiamo i clienti, gli utenti del servizio possono fare in maniera anonima a favore di quel servizio, per contemperare un po' evidentemente le cose. Dopodiché io a Torino ho cercato di, cioè, mediamente a Torino noi abbiamo delle performance mediamente alte. Dopodiché io ritengo che il 100% non esista, nessuno è perfetto. Non tanto negli obiettivi individuali, ma quanto nei comportamenti organizzativi. Io il primo che non sono perfetto, quindi l'idea della perfezione non esiste. Io posso dire, soltanto una persona ho ritenuto che fosse, diciamo così, tra virgolette, perfetta, ma soltanto per indicare un modello, non perché sia tale. Però, diciamo, per ovviare a questo impatto che qualche collega ha riscontrato, ci sono stati anche delle, devo dire, non grossi conflitti, però diciamo piccoli mal di pancia, si potrebbe contemperare il giudizio del responsabile con una valutazione anonima da parte degli afferenti al servizio, ricercatori, tecnologi, altri colleghi, che in qualche modo, una cosa così, condividere la responsabilità della valutazione. Questo io dicevo, è tutto qua. È difficile in termini assoluti, potrebbe anche essere, ma è difficile trovare per ognuno poi la controparte, lo stakeholder di riferimento, e poi anche qui le valutazioni anonime sono sempre comunque biassate, quindi io ti dico, su questo la vedo un po' non la vedo fattibile proprio operativamente. Quello che ogni processo di valutazione comporta è che chiaramente dipende tutto dipende molto anche dal valutatore. E purtroppo, per quanto sia possibile anche tramite corsi di formazione imparare come valutatore, guardate, è molto più difficile fare il valutatore, valutare, che essere valutati, ve lo dico. Quando ero giovane non vedevo l'ora di fare il valutatore, no? Il capo progetto, adesso poi ci penso io, quando mi sono trovato davanti avevo i colleghi. E non è stato banale riuscire, no, a qualche modo eliminare anche il bias che ognuno di noi ha, purtroppo, no, quando si lavora con i colleghi. È inevitabile, siamo esseri umani. Quindi quello, secondo me, è il problema, è riuscire a valutare oggettivamente, più oggettivamente possibile. Oggettività assoluta, scordatevela. Ognuno di noi è biasato rispetto alla persona che ha davanti, per definizione. Ripeto, preferisco essere valutato che valutare. Chiudo veramente chiusando. Qualche tempo fa, vado a memoria, un anno fa, ho dovuto per la prima volta valutare delle persone, collaboratori, e ho visto che tra la scala si arrivava all'eccellente.
dicono guarda eccellente, allora a me mi ho pensato, cioè, io, per me quando arriva il molto buono a me mi sembra già un valore atomico, cioè, io, per me molto buono, cioè, l'ottimo io penso, ma per tutto non lo darei a me stesso, io mi darei tra un buono, 8 o più, ecco questo mi darei. Ho notato che c'è stato un po', mi detto, ma come no, ma qua l'eccellente è la base di partenza, è la baseline, dico in che senso, cioè, qua meno di eccellente non mi rovina, io come la rovino? Eh no, perché poi però, anche qui le scale di valutazione dipendono, poi anche la mia esperienza mi dice che tendenzialmente ecco 8, 8 e mezzo, buono, molto buono, secondo me sto dando una valutazione veramente alta ad una persona che ha su 4 criteri, so, 3 molto, un buono, 2 molto buoni e un ottimo, secondo me è una persona molto brava che merita di essere valorizzata. È chiaro che se poi la baseline è ottimo, ottimo, eccellente, eccellente, ci sono problemi. E questo è purtroppo, io vengo da un mondo diverso, ho un'ottica diversa, la leggo in maniera diversa, insomma non è facile, la questione delle performance e di come valutare è un argomento che ci impegnerà nei prossimi anni, sicuramente i sindacati ce lo ricorderanno in continuazione, quindi anche laddove volessimo dimenticare, ce lo volessimo dimenticare. Però ecco, sappiate, come diceva Marco, è un processo che se tutto andrà bene troverà un buon livello di approssimazione tra 5 anni. Quindi ecco, su questo siamo tranquilli, ci vorranno, io lo dissi, ti ricordi Marco, dissi, guarda, 3 anni è proprio il minimo per capire, dal 5º, 6º anno in poi probabilmente avremo un sistema tarato, finalmente ci riusciremo a fare un tuning decente del sistema, atteso che poi la normativa cambi, si modifichi, chissà che cosa succederà, eccetera, eccetera. Però ecco, questo è proprio, non mi pare che l'INFN sia un luogo in cui ci si debba preoccupare per questo. Capisco che qualche mal di pancia ci possa essere, li ho avuti, quindi voglio dire, ho ammesso, non mi sono andate bene in passato. Come il giovane Pellegrini ci vuole. Prego, avvocato, eccomi. Volevo solo fare una domanda. Ma voi avete fame come me? Grazie. Posso? Sì, vi rubo giusto 2 minuti per alcune comunicazioni. Allora, me le sono appuntate, per non dimenticarmele ve le faccio anche vedere a video. Da qui. Ok. Allora, vi ricordo che ci sono i fogli firme per la presenza di oggi e poi ci saranno poi le firme per la presenza di domani. È scontato l'uso della mascherina e per chi non ne avesse ci sono a disposizione delle mascherine da poter prelevare sul tavolo. La giornata di domani si sviluppa chiaramente in 3 sale. Questa sala, questa adiacente che è qui accanto, è la sala 2 e c'è la sala 3 che invece è direttamente nell'hotel Hermitage, salendo sulle scale che avete di fronte. Dove c'è Lucia che fa la segreteria, lì accanto c'è la sala 3. Ci saranno 2 sessioni di interventi, non credo di aver capito che ci sia una pausa in mezzo, quindi si inizia alle 9:30 e terminerà alle 11. Poi dopo c'è il coffee break e tutti ci ritroviamo qui per il termine dei lavori. Poi, non mi ricordo... Poi l'ultima parte è tutti insieme, esatto. Poi credo di aver quasi detto tutto, ma quindi il termine dei lavori, vi ricordo la scheda di non fare cenni strani, la scheda di valutazione vi è stata mandata da tutti i referenti per ovviamente il commento sul corso. Siate buoni. E poi quelle più importanti, credo. Primo tra tutti, il checkout sarà disponibile da questa sera per evitare domani assembramenti sul tavolo delle segreterie, quindi da stasera si può fare il checkout. La partenza è prevista alle 13 per chi parte per il bus per i laboratori, mentre alle 14:30 per quanto riguarda il bus quello di Pisa. Ok, ultimo. La partenza quindi è dalle 13, ma il sacchetto vi verrà lanciato direttamente quando arrivate al porto. Prima del porto ci sarà un pulmino che vi insegue coi sacchetti. Quindi è un po' come nelle maratone, lo prendete al volo, correte, entrate dentro
Infine due ultime, il ritiro bagagli, il bus parte dall'Hermitage, ritira i bagagli di chi sta a questo hotel, poi si ferma alla Biodola, raccoglie i bagagli, come Totò li butta dalla finestra e finisce e voi ripartite. Ultimo ma non ultimo, il bar, se volete consumare ci sono degli sconti per noi, insomma, non so quanto, però così mi è stato detto, io riferisco. Le consumazioni.